Lui è Carlo Generico, un uomo che proprio non ricorderai. Lui è Carlo Generico, forse l'avevi visto al bar oppure da qualche parte. Hai visto quelle persone che dice: ma no, questo qua l'ho già visto. Poi dice: ah no, non è lui, è uno che gli somiglia, però è un po' generico, un po' generico. Lui è Carlo Generico, questa è la sigla che c'è un po', è la cosa che tu parli durante la sigla e si crea del divertimento, del giubilio, se posso dire. Derek, lo so che manchi nella sigla, però devo farla ancora quella finale. E che adesso, amici, stavo cercando di lavorare a uno speciale su Carlotta. Però ho pensato, sapete cosa? Ci lavoro alla fine di questo wipe qua. Faccio tutto nella pausa tra i due wipe, così vedrete qualcosina in quel periodo. E quindi adesso magari faccio l'ultima sigla di Carlo con tutti. Perché manca anche Goffredo, manca un sacco di gente. Non c'è nessuno? Pazzo. Io devo, un attimo amici, sapete fare cosa? Andare a comprare una tanica di benzina. Perché? Perché la mia auto è senza benzina, senza alcun motivo però. Mi ha resettato tutto. Ha zero benzina e 0 km percorso, quindi mo prendiamo il mio bel camioncino. E andiamo a ripararla. Allora, cosa potremmo fare stasera? Vediamo intanto chi c'è. Dovrebbe esserci appunto Vesper ed Eric. Dobbiamo trovare Derek. Che non sappiamo dov'è. Quindi andremo in giro a cercarlo. Poi facciamo qualche annuncio del castello aperto che magari qualcuno passa. Vedete cosa però? Non è conveniente andare a prendere la tanica di benzina. Perché pago 150 e non avrei manco il pieno. Quindi col cacchio che vado a comprare la tanica di benzina. Facciamo così. Colonnello. Pronto? Colonnello? Carlo, senti? Sì, ti sento, dove sei? Sono appena uscito di prigione. Oh porca vacca, sei ancora in prigione? Sì, sono. Ma quanti anni ci sei stato? Tre. Porca vacca, 3 anni? Sì, perché c'avevo il Thompson. Ma te sei un pirla, ma non potevi darlo perché sono scappato. E io che ne sapevo che tu scappavi, scusa, le probabilità erano uguali. No, sai che con la cataratta si guida meglio. Certo, senti una cosa, mi vieni a prendere che quando ci sono macchine da rubare. Arrivo. Perfetto, ciao. Niente, andiamo così. Andiamo un attimo, facciamo prima andarlo a prendere con il camion o no? Secondo me sì, andiamo direttamente a prendere lui, dai. Poi facciamo un annuncino del castello aperto, cerchiamo Derek e vediamo un po' se qualcuno passa il custom. Allora, andare di qua. Le patenti scadute, vabbè, sono scadute ieri. Vuoi mica che mi fermano per le patenti? Speriamo di no. Tra l'altro non so se li notate anche voi, ma un po' di cali di frame io. Spero non siano troppo fastidiosi in live. Ma tra l'altro non so dov'è in prigione, aspetta, 3 anni, no, 3 anni li fa Bullingbrook. Chiamata meccanico. Aspettiamo, allora quando arriviamo a Bullingbrook chiamo, cioè rispondo, penso la prendano prima. Fa vedere. Ah no, c'è l'autoriparazione attiva, azz.
Vabbè, ma comunque dovrebbero poterla prendere. Cioè, boh, vediamo. Se la prende qualcuno bene, se no rispondo quando siamo a Bullingbrook. Tanto dovremmo arrivare in tempo. Quanti? 137 secondi. Sì, ce la facciamo, dai. Che bello il verde, amici. Chi è che mi chiama? Pronto? Chi è? Salve, sono il coordinatore sanitario Frank Rogers. La sto chiamando dall'ospedale perché qui c'è un suo conoscente. Chi è mo questo, scusi? Pronto? Pronto, mi sente? 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 Eh sì, la sento, ma chi è che mi cerca? Il signor Cosmari. Non lo conosco. Chi è Bertu? Sì, Ah, ok, sono allora sicuro. adesso lo veniamo a prendere, non si preoccupi. Perfetto, va bene, allora l'aspettiamo in ospedale. Va bene, grazie. Allora, arrivederci. Amici, secondo me riesco a scendere diretto di là da qua a sinistra. Secondo me è un mazzo, quindi farei il giro lungo. Quindi ci ammazziamo se facciamo scendere di là dritto. Anche se forse di qua. Forse qua è tranquillo. Oh, perfetto. Uè, come va? Vai, poteva andare meglio, ecco. Ma sei Aspetta. venuto con tutto il camion e tutto il resto? Perché dovevo fare benzina quando mi hai chiamato? Ti ricordi che l'auto è rimasta a secco, Ah, giusto, sì, me lo no? ricordo, sì. Appunto, quindi dovevo portarmela dietro. Ma senti, aspetta un attimo, eh. Lo facciamo così, no? Vabbè, perché no? In fondo. Tanto non Oh, c'era nessuno. perfetto. Dunque, Vabbè, dove sei andato? comunque, io sono scappato ieri, eh. E guarda, io stavo scappando e poi mi sono scontrato con una centralina inamovibile. Oh, porca vacca, ma Sì, sai è quelle del l'internet, telefono, eh? esattamente nel Appunto, telefono, sì. ascolta, quelli là le fanno i giovani. E fanno Ma qua apposta in per dare Italia mi ci fastidio a sono noi, eh. scontrato qualche volta e non sono così dure. Ma le fanno apposta per dar fastidio a noi vecchi, eh. Eh sì, Perché non infatti. ce l'aspettiamo. Abbiamo preso un colpo incredibile. Io e Goffredo invece ci abbiamo preso, cioè siamo andati facile facile. Ottimo, ottimo. Beh, Sì, almeno ci siamo qualcosina spacciati abbiamo per onesti beccato. cittadini e non hanno smesso di seguirci proprio. Eh sì, Niente. e io gli ho detto. Facciamo, Ma a parte che tra c'è l'altro. Bertu, da andare a prendere. Ok, no, benissimo. Senti una cosa, ieri infatti io sono rimasto zitto, non ho detto niente, perché loro mi dicevano, ma tanto vi abbiamo presi tutti. E io ho detto, no, col cavolo, metti che mi stanno mettendo, non dico Bravo, bravo, non niente. ci hanno preso noi, eh. Esatto. Quei bastardi, volevano incastrarci, eh. Sì, ma adesso a quanto ho capito, loro stanno facendo delle indagini sul custom. Ma possono indagare quel cazzo che vogliono, eh. Esatto, li sentivo A parlare in noi non ce ne frega una corridoio. minchia di quello che indagano loro. Scusami, ma mi spieghi il senso di questa manovra? Volevo girare a sinistra, però c'era la macchina, allora sono dritto. Ottimo, bravo. Niente, Niente, ci serve un posto in più, quindi. quindi vado a fare benzina prima, no? Sì, va bene, va bene. E niente, quindi ieri mi hanno preso quello lì, Altano e Gaiola. No, Altano, quell'altro Arturo, sì. Sì, abbiamo scherzato con lui e Gaiola, infatti. E non lo so, no, no, è un uomo. Eh sì, è italiano, è del Veneto, mi diceva.
Ah, bravo ragazzo. signore, mi ero mutato, scusate. È troppo lontano, porca vacca. Io ho paura ad abbassare il portellone quando faccio cose perché... Oh, Madonna, qua esplodiamo tutti. Qua esplodiamo male, guarda che scappa. Niente, pure se... Ciao, clean, tantissimo. Non ci arriva qua. E dai! Oh, Ma prendi porca troppo, vacca, è di prendi nuovo lontano, lontano, qua, eh! prendi lontano, Ma pagavo di più, eh! ho capito, ma non ce la faremo mai. Lascia fare A posto, a me! Oh, perfetto! No, ti prego, non dirmelo. Eh no, non ci arriva il tubo. ma se eri in Porca vacca. macchina prima. Amici? E c'hai ragione, Vedi? Non sapevo di sta cosa. Io non l'ho mai fatto d'auto dove non ero salito prima. E quindi dove lo andiamo a prendere, Bertu? Sempre in ospedale quello là. Non gli È danno la sempre sedia a in ospedale, rotelle, niente, è sempre eh. via Sono dei per strada. bastardi quelli. Vai Però te in non lo macchina e io vedo. porto il camion. E Eh sì, anche perché la patente per il camion io non ce io manco quella per la macchina, c'ho. l'ho. A posto così. Fa vedere. Ok, hai fatto il pieno, vai. Ci vediamo in Bene. ospedale, In ospedale, sì. Oh no, ma quanto è andato indietro la visuale? Ok. Era lontanissima. Che bello che metto il clacson da camion. Sembriamo i verdi, amici. Amici, abbiamo tutte le auto verdi. Siamo una gangs. Ma è lui? È lui! No, voglio fare una cosa. Oh, In giro in sedia porca vacca, tua, ma è sulla andato la sedia a strada. rotelle? Se... Dai, te la carico sul camion, andiamo. Duma, fammi posto. Sali in una macchina che ti carico la sedia. Basta il tamagnù. Basta il tamagnù. Oh no, moriamo malissimo, moriamo malissimo. No! No! Ma non la sentiamo più! Oh porca vacca, aspetta, provo ad agganciarla! Oh, perfetto! Bravissimo! Dai, salta su una macchina! Ma visto il gubbio sì. Ah, Duma, Ma Duma! Forza, forza! Poi a Faust! bellissimo! Ma fate in su! Non riesco.
È stupenda questa cosa. È proprio il turlupupu. Corta, se vuoi guidare te la prossima volta trainite il camion, hai capito? Ah, va bene, va bene. Tosche piena funa, mecato mo Torino, vado spasso per Torino, vado spasso per Torino. Aspetta. Bellissimo. Io non riesco a parlare. C'è il clacson nel sito hotel, secondo me. Ma li devo mettere il NOS. Ora vado a prenderglielo. Ha sempre avuto le ruote inclinate da sedere a rotelle o è perché sì? Boh, vedremo, vedremo. Ah, come stendi? Sei brucato? Oh, porca manca, mo ti sgancio il coso, sei pronto? Va, va. E devi scendere. Ah. Excuse me. Va. Va? A posto. È bellissimo. Ma che ho fatto? Ma tu sei finito? Ah sì, perché sì. Vedo gioco così al volo. Come fa? Oh, t'ho raddrizzato. Gli serve una riparazione, mo? Va a vedere. Ti servirebbe una riparazione. Ci serve un dottore, ma siamo appena tornati. Ma sei tumba. Porca vacca, vieni in macchina, va. Ma più pa' la carusella. La lasciamo qua, così non la perdi. C'ho la mela pane, Colonnello, dobbiamo andare, Andiamo. È in ospedale, questo pirla si è fatto male. Ah, 3.000 lire, Vabbè, io faccio comunque l'annuncio, nel caso si... Ah, vabbè, se vuoi andiamo noi, arriviamo subito, No, ma vengo, poi al massimo ci chiamano, ci sono i numeri. Ah, vero. Speriamo non gli ciulino la carrozzella, E spero, ma l'hai pagata. Ah, l'hai pagata? 6.000 lire. No, lo sappiamo, però mi piace più lasciarla in giro, portarcela così, non lo so. Mi sei babune a conte con gli euro. Ho capito, ma nel 2001 li hanno cambiati. Ma mi sei del 34. Ho capito. C'ha ragione, è più vecchio lui. Ma sono 6 anni da me, io sono del 40. Ma mi l'hai neanche la quinta elementare. Neanche l'ho. So che sappiamo che sono una capra a contare, però... Porca vacca! Va che ieri era la guerra, ne? Sì che c'era la guerra. E io facevo gli attentati, allora? Ah, sei stile, cosa vuol dire? Ma sì che sono io, sono il capo... Non il capo, sono l'ultimo rimanente delle Brigate Verdi. Sì, quello più codardo. No, io sono quello che ha salvato i progetti. Oh, signor Santo! Ma basma il bitch!
Oh, signor. Che procede? Oh, porca vacca, le sirene. Le sirene? C'è in giro la polizia, eh? Eccoli qua. Eccoli lì, figurati. Sai che c'è, mo li seguiamo noi, altro che... Montiamo delle sirene, le ordiniamo. E potremmo, eh? Su internet, chiediamo a Gaia dove le comprano. Esatto. Oh, signore, hanno fatto... Hanno fatto quello di tromba. Strano. Facciamo finta di nulla. Sì, sì. Senti, fai una cosa, gira un attimo a sinistra, gira un attimo a sinistra. Andiamo un attimo al PTM, che voglio vedere se c'è qualcuno. Ah, c'è qualcuno. Buonasera. Ha parcheggiato male. Duma sorti. No, è vero, dobbiamo andare in ospedale. No, scendi, scendi, sali. Oh, scendi, sali, scendi, sali. Hai un po' capito qual è la vuva. Tutti... Niente, ci seguono. Oh, porca vacca, chi ci segue? Vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Tu, in mezzo alla strada. Come quando eravamo con Sergei. Come Sergei Popovic. No, no, Sergei Popovic. Ah, ok. Quando ci hanno trovato siamo dovuti scappare, eh. Ehi, ma guida dritto. Ehi, no, è la guida per destabilizzare chi ci segue. Sì, tu non ne sai niente di guida operativa. Ma qua, eh? Questa è già la più operativa come guida, sì sì, questa era bello, bravo. Devi scendere, eh. Ale, avevo un po' capito, vabbè. Andiamo. Ma la macchina, giuro che l'ho vista andare indietro da sola. Ah, non lo so. Vi piace il camminetto della mia macchina? È bello, è bello. Forse poco funzionale, ma bello. Serve per fare... Metti a Natale, servono i regali, li metto là e... Ah, sì, sì, sì. È per ogni evenienza. Ma ci sarà qualcuno qui? Non mi pare proprio. Agli bagni. Cosa? C'è il bagno? Dietro! Lì di là c'è il bagno! Aspetta, ci penso io, ci penso io! Ehi, là di casa! Oi! Vediamo di qua! Non c'è nessuno, niente, dobbiamo chiamare il centralino. Sembra vuoto qua, Niente. Senti, facciamo una cosa, chiamiamo. Prova, il numero qual è? Sarà il 100, il 112 come in Italia, no? E tu lo faccio io. Aspetta. Ma... Pronto? Colonnello, perché devo chiamarti quando leggo il messaggio? Ma... Era di prima il messaggio. Ti ho chiamato adesso, tu. Ho capito, sei letto. Era per questo? È arrivato il dottore, ma non c'è. Abbiamo perso Bertu. Dov'è? Buonasera. No, il colonnello è quello là. Qualcosa? Sì, lui. C'è il mio amico Bertu che si è fatto male, ma non sappiamo dove è finito. Ah. Eravamo qua tutti quanti. Ha mica visto un vecchiettino con la stampella? No. Oh, porca vacca, dove è finito, mo? Era qua dentro, allora, Vediamo un attimino. Necessitava di cure mediche, non so dove sia andato. Allora, datemi un attimino che vado subito a controllare. Arrivo subito. L'ho trovato? Trovato? No, è chiusa la macchina, Siamo persi bene. L'ha scassinata. Ma se quello non sa manco contare. Ho capito, ma con un colpo di gomito ti entra in macchina comunque. Buonasera, Cock. No, c'è il nostro amico Bertu che è dentro l'ospedale perso da qualche parte. Bertu? Sì, è zoppo. La stampella e un occhio bendato. Ah, vero, presente, essere quell'indigeno che non capisce come parla. No, indigeno, no, è piemontese. Piemontese, ok. Sì, piemontese. Sì.
Parlate di un signore con la barba e la benda su un occhio. Sì, un po' un pirata, esatto. L'ho visto prima, mi sa che se n'è già andato. No, È l'abbiamo tornato appena con noi portato qui, noi. però ci siamo distratti un attimo e è sparito. Mi sa che sia andato perché l'ho visto prima che si aggirava per la hall dell'ospedale. Ma quanto prima? Boh, oddio, può essere 20 minuti abbondanti. No, 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 ma siamo è appena tornato là con arrivati, noi. eh. Sì, Siamo era entrati con adesso, gli noi adesso. servivano cure mediche. Mi sapete dire se è stato preso in carico da uno di No, Equip? non c'era nessuno No, dentro. no, Allora, con permesso, vado a controllare, Certo, se vediamo. volete una mano Grazie. arriviamo pure noi. Ah, don't worry, aspettate qui. Allora, Cox, io sono già andato anche da te. Povero Berto. Chissà dove è finito quello lì. Poverino. Brutta fine che ha fatto, eh. Si meritava una fine tragica. Ma mica è morto? Tu Eh già l'hai no? fatto. Ma si spera di no. Scusa, me l'ho confuso allora. No, dopo devo controllare se nel garage c'è la mia macchina che ieri mi hanno detto gliela sequestriamo ma gliela facciamo riconsegnare dall'assicurazione. Mica sono convinto. Forse non sono demolita, non lo so. Guarda, andato a vedere la tua macchina. Cosa Gliel'ho vuole rubata, rubare, secondo mo? me. Secondo me sì. È un trucco incredibile, vengono qua, i clienti parcheggiano, i medici gli rubano le macchine, ti immagini? Tutto, Mo' arrivano 30 clienti al custom e noi perdiamo tutto. tutto. Si sta avvicinando. Dica. Signori, faremo di tutto pur di ritrovarlo. Oh, Ok? grazie. Non vi preoccupate minimamente. Va bene. Ok, non c'è bisogno di creare allarmismi Ma non siamo, inutili. siamo poco allarmati, No, stai non si tranquillo. preoccupi, non si Ah, preoccupi. si perde Ok, sempre, per perfetto. questo Sì, che l'abbiamo siamo perso per due solamente. settimane l'ultima volta. Addirittura. Eh sì, era caduto alle scale e nessuno l'ha visto. È rimasto giusto sulle scale per 2 settimane, poi l'hanno tirato su e l'abbiamo ritrovato. La miseria. No, vabbè, Eh no, no, io sì. ci tenevo a dirvelo per evitare di farvi agitare inutilmente, ecco. No, ma non si Ci teniamo preoccupi. alla vostra salute. Certo, No, fate no, ma bene. assolutamente, È il vostro ma lavoro. per noi è la Appunto. normalità perdere quell'uomo. Ah, ok. Anzi, è strano quando sta con voi a questo punto, Eh mi sì, pare di sì. guardi. Ok, perfetto. Comunque, col colonnello ci siamo già visti qualche volta, con lei Io sono il signor invece Generico, Carlo Generico. no. Ah, mi perdoni, non l'ho minimamente riconosciuta così con questo bellissimo Lo vestito. so, è che ieri Io abbiamo un sono evento, Mi ci siamo chiama visti un po' eleganti. Soldettesa. Ha Ciao Camilla, visto per buonasera. caso un Oh, vecchio con buonasera. la stampella e la benda sull'occhio, tipo un pirata? No, oggi non l'ho visto. C'ho un'idea, E niente, colonnello. io ho perso. Che idea hai? Aspetta. E io aspetto, guarda, non ho fretta. E collega, c'è qualcun altro in servizio? Sì, ci sono Cox, la direttrice, Rogers e Ok, al grazie. 50% anche Otero. Come mai il 50%? Poi ti spiego. Ok. Attenzione, arriva Cock. Cox. Good evening, Delfino. Buonasera, Cox. Allora, signori, mi duole dirlo, ma non esserci il suo, come dire, amico Berto, Bertù, right? con la U. Ah, Bertù, tu. bravo, bella trovata, Carlo. Sì. Come dire, ho girato tutti gli ambulatori, uffici e non essere qui. Te c'è qualcosa Ho per contattato. ricompensare, colonnello, quando arrivano? Ah sì, gli do, non so. Ah, un po' di marijuana. Oh, perfetto, diamogli quella, va bene. Ok. E vabbè, poverino. Purtroppo non ha un buon senso l'orientamento, quello là. Ma eccolo! Oh, l'ha ritrovato! Dammi la mia Appunto. ricompensa! Mica l'hai Ah. riportato te qua, eh. L'ho trovato però! Dove sei finito? L'ero detto a Pisè. Ma ci sono i bagni dentro l'ospedale. Era ancora su, ma mi sa che avevo paduato fosse. Capito. Vabbè, comunque, Comunque, dottore, mi gli fate servirebbe curare adesso che una sei visita qui. medica. Ah, la venuta manca. Dottore. Gli prude l'anca, ha Ok. detto. La venuta manca. Ok, perfetto, venga, venga pure, venga, venga. Prego, mi segua.
Cosa non darei per seguire questa visita? Povero dottore. Quindi avete visto che non era in ospedale? Ma Sì, ma noi a mica lo posto dello. sapevamo, eh. Poi che lui è andato a pisciare fuori è un altro discorso, come ci sono i bagni dentro. Infatti. È molto educato, per non sporcare dentro va fuori. Eh sì. Penso di mandarlo io, Camilla, Va quindi benissimo. procedo. Quindi signorina, come va? Tutto Tutto a posto, voi tutto bene? il colonnello è stato 3 anni in carcere, eh? Eh sì. Oh mio Dio, che è successo? Ma niente, cose da niente, signorina. Ho fatto una piccola rapina, niente di che. Oh mio Dio. Sì. Non era tanto piccola se si è preso 3 anni. Ma sì, ma no, ci stai aggravando del fatto che avevo un'arma illegale. Ma sta a vedere il cappello, scusi. Ma eviti di farle queste cose, insomma. Ma sa la Ma no, noia. ma aspetta, La noia no, no, che brutta, noia, qua signorina. non ci danno la pensione, dottoressa. Ho capito, però. Noi siamo Cioè. indebitati di 300.000 dollari. E Nei confronti di chi, scusa? di chi ci ha Ogni fatto, persona. esatto, almeno 3 persone. Però, nominativamente, tutti i debiti sono di Alcide, quindi in realtà noi Cioè, siamo a noi siamo lì posto. indebitati, però non abbiamo uno stipendio fisso, vogliamo la Però pensione. rapinare non è la Ma soluzione, scusi, ma lo insomma. stipendio, la pensione è in banca, noi l'andiamo a ritirare, non è una rapina. È un Ma esproprio non l'ho proprietario. fatta nel modo giusto, ecco, Ma insomma. in realtà sì, ieri, cosa che hai fatto? Io non c'ero, cosa che avete fatto? E niente, abbiamo fatto una simpatica avventura in banca, tutto qui. Abbiamo anche Ma stuccato un po', avete. fatto qualche buco, riparato qualche tubo, Sentite già che un c'eravamo. attimo. Invece di fare queste cose pericolose e illegali, No, ma è avete mai perfettamente provato legale. a. No, assolutamente. Avete mai provato ad aprire una sorta di colletta? Magari la città potrebbe unirsi per aiutarvi. Potremmo fare anche quello oltre le rapine in banca, saremo a posto. No, evitando le rapine in banca, insomma, penso che siamo abbastanza uniti come comunità Los Santos. Ma allora ci sono Guardi, per quelli ora. del Ben Nice che ci stanno sul cazzo. È vero. Vabbè, allora loro non Poi controllano la colletta. a Spoleto c'era la regina che ci doveva dare 100.000 dollari ed è sparita. È I vero che Trooper ci adesso. stanno anche sul cazzo. Scusa, chi è che ci sta sul cazzo l'altro? I Trooper. Ah, i Vabbè, ma Troopers, non. sì. Allora, non devono stare simpatici a voi, siete voi che dovete stare simpatici a Ecco, loro. i Ma è Trooper reciproco, ci no? odiano. Soprattutto nei confronti di Carlo. Sì, mi hanno arrestato 3 volte senza prove. Ma in che senso? Mi odiano, mi arrestano. Ma non funziona così, No, non no, funziona funziona così. No, così. signorina, funziona così. Sa perché funziona così? Perché il sistema legale in questa città fa pena. Sì, poi abbiamo Fa provato a pena il chiamare il sistema legale burro in per città. 2 settimane di fila, il burro, ma non ci rispondeva, quindi non abbiamo manco fatto denuncia, è proprio, Io ti proprio... continuo a dire che devi dire bureau, non burro. No, burro, il burro federale. Ma il bureau è francese. Io sono italiano e dico burro, scusa. Vabbè, io sono piemontese, sono un po'. È un po'. Ma Ma guarda te, scusate, voi non sto mangia avete un lavoro baguette. attualmente? Certo, abbiamo un'officina, ma per averla siamo Cioè. indebitati fino al collo. Però Questo è piano il problema. piano farete soldi e riuscirete a Piano ridare. piano, va che noi moriamo tra poco, siamo vecchi. Ma non è Esatto. vero, siete Ma sì, signorina, io pimpanti. ho 82 anni. È ancora almeno 20 anni di vita da. Ma spero proprio di Quanti no, guardi. come li festeggiati i compleanni in prigione, Giulio e te, colonnello? Niente, mi hanno fatto una festa. Oh, bravo, noi non te l'avremmo fatta, siamo Sì, indebitati. vedi? Oh, mamma. Beh, alla Poi festa Alcide, è lui che si indebita. potrebbero farvi dei regali in denaro, ecco. Si è comprato una macchina di merda per cui ha un debito di 100.000 dollari, quello là. Sì, ma lì perché lui è un cretino. Doveva dare solo 20.000 dollari, non gli ha ridati, e adesso quello là ne vuole 100. Scusi. Ma comunque rimane una macchina di merda quella che c'ha. È doppiamente cretino, allora. Vabbè, secondo me dovreste puntare di più sulla bontà delle persone. Ma non lo Secondo so. me, lei è molto giovane idealista. se denunciate l'ingiustizia del fatto che vi manchi la pensione, molta gente penserà, ma quando sarò vecchio io, la voglio la pensione, ci uniremo tutti. Ah, però sarebbe interessante. Però, cioè, la pensione arriva a noi, mica a voi poi, eh. Io ve lo dico. Sì, vabbè, intanto si risolve il vostro problema.
Che ne pensi, colonnello? Guarda, potrebbe essere un'idea. L'altra idea potrebbe essere abbandonare Alcide al suo triste destino. Ma no. Potremmo consegnarlo. Ma siete vero? Amici vero. Da tutta la vita. Ma che tutta la vita? Lo conosciamo da 10 anni nell'ospizio, niente di più. È un bel po', insomma. Ma sì, ma giocavamo a briscola, niente di che. Vabbè, ma conterà pur qualcosa. Certo, è il titolare. No, ma non contava le carte, non era così intelligente. No, intendo, avrà valore questa vostra amicizia di 10 anni? Certo, $300,000 di debito, ecco quanto vale. Direi che è andato ben oltre il valore che le davamo. E comunque è anche un po' per noia comunque che faccio quelle cose, sai? Sì, sì. Combattere. Dopo ci si annoierebbe, insomma. Ma io dico, dottoressa, quando anche lei arriverà a 80 anni, c'era pure lei a tirare fuori i mitragliatori, a andare in banca, a fare rapine. Assolutamente no, mi sto facendo la mia pensione. Anzi, se vuole la metto nell'eredità, così ti prende il mio fucile e la mia pistola. No, grazie. La daremo a qualcun altro, colonnello. Sì. La ringrazio comunque per il pensiero. Mica fare il giro, un giro in custom ogni tanto, che lei non l'abbiamo ancora vista lì. Ieri c'è stato un evento. Abbiamo fatto... Oltre alla rapina, che quello era un evento privato, diciamo. Fatto non erano invitati in tutti alla rapina. Ieri avevo prestato il mio faggio al vostro amico Alberto. Bertu. Bertu. Me l'ha riportato tutto strana. Come tutto strano? Come? Con tanti specchietti, antenne grandissime. Oh, porca vacca. Quello deve essere proprio l'Alcide, te lo dico. Sì, è stato l'Alcide sicuro. Cosa ho fatto di male io? Niente, probabilmente Berto ha detto che era suo, e quindi l'Alcide non l'aveva. Beh, glielo risistemiamo noi. Va bene. Se stasera passa, lo sistemiamo. Va bene, fino a che ora lavorate? Ma noi non lavoriamo, lo facciamo come hobby. Sì, esatto, okay. Ma lei basta che ci chiama e ha il numero. No, non ce l'ho il vostro numero. E glielo diamo, qual è il problema? Segni. Il mio è 8, mi pare. No, credo che sia un po' più lungo. Ah, porca vacca, allora non me lo ricordo. No, non è 8, però un 8 c'è. Sono pronta. Allora, io sono il colonnello. E il mio numero è 8158. Ma stai zitto un attimo, uno per aspettate, volta. Aspettate, uno alla volta. Allora, aspetta. Ok, ci sono, vai. 158. Oh, il colonnello. Ok, allora 897 979. Ma basta. Basta. 897 9701. Ma dottoressa, c'è un annuncio fatto prima con tutti i nostri numeri. È vero, c'è anche l'annuncio, giustamente. Però vabbè, torniamo qua, non è che c'hai altro da fare, Carlo, non è sei supponente. Ma secondo te Bertu è morto? Potrebbe, era bello vecchio lui. Cavolo, c'ha 6 anni più di me se ci pensi. Sì. Chi mi scrive? Sono io. Ah! Così anni. Oh, signore! Morte e distruzione. Un attimo che vedo se serve una barella. Serve una barella con le... Ciao, Ricky. Vieni, questo è molto bello. Andiamo a vedere. Perfetto. Oh, porca vacca, si è fatto male. Fatto spazio, please. Oh, signor, si è fatto male quello là, l'ho visto. Lì a ficcanasale. Oh, senti Arturo, metti a posto la cresta, Buonasera. Ti stemo io, te lo dico. Questo sono minacce, questo è pubblico ufficiale. Ma se lei lo percepisce come minacce vuol dire con caga sotto, capito? È un giorno che sono chiuso qua dentro. Cosa è successo al morto? Guardi, è fortunato che non sappiamo niente. Non ne sono impegnato, va bene. Charlie, tutto lei è fortunato, venga, capito? No, guarda, Arturo mi sta proprio sulle balle. Signor Carlo, mi scusi. Certo. Carlo può venire un attimo cortesemente? Certo che vengo io. Grazie. Cos'è, devo pagare? No. Mi occorre il nominativo del suo amico. Si chiama Bertu. Ah, ok, perfetto. Allora. Bertu. Priamis Bertu. Come, aspetta, dimmi il nome completo, Bertu. Gosmari Alberto il Carboncello, so spa. riesci a farmi lo spelling?
Dimmi una lettera alla volta. Ma mi sa né le lettere adesso. Vabbè, allora dillo lentamente. Gosmari. Gosmario. Papà Mario, Gosmari. Gosmari. Gosmari Albertel. Gosmari Albertel. Gosmari Albertel Carboncelle. Bravo. Ok, perfetto, va bene. Perfetto. Ok, ok, perfetto. Sorta di imbottitura sui tubi, l'ho presa dritta in faccia. Oh, porca vacca. Sì, è stato. Venga, venga, signor Charlie. Comunque ho scoperto che si chiama... Non me lo ricordo già più il nome di Bertu, è troppo difficile. Ah, ma quello lì... Gosmario, qualcosa così, no? No. Sì, ma... Mario, sì, Gosmario Albertella, qualcosa così. Bertu, per gli amici, lo chiamo Bertu. Ma sei sicuro di questo nome? E certo, aspetta, adesso che arriva glielo chiediamo. Si chiama Gosmari Albertel. No, Bertu, il nostro amico. Ah, l'anziano, il signor anziano. Sì, sì. Quello col bastone, ah, ho capito. Io non lo capisco molto bene, il signore. È perché parla solo piemontese, quello lì è un vecchio che non ha mai imparato l'italiano. Ah, ho capito. Non ha mai finito le elementari, poverino. Ah, oddio, poverino. Sì, sì, tanto per giocare a briscola non serve. Esatto, c'è la guerra, lui ha 5 anni è andato. Si è arruolato volontario. Sì, sì. Ha 5 anni. Sì, hanno più o hanno meno, sì, sì, più o meno. Faceva la staffetta partigiana. Oh, salve, biondino. Minchia. Come va? Tutto bene, ma la denuncia per il furto antenna come va? Ma l'ha fatta poi? Sì, l'ho fatta con Gaia. Cosa le ha detto? Niente, ha detto aspetti qua ed è corso via. Ah. Ma come è corso via? Sì, io me ne sono andato. Capisco. Ah, c'è il dottor Lazzaro. C'era un giovanotto tutto ferito che è arrivato con i suoi colleghi. Ah. E lei com'è che era già qui? Perché siamo con Bertu. Sì. Per una volta che riusciamo a trovarlo, con Bertu. Bertu, dici il tuo nome completo? Mi sei Gosmari Albertel Carboncelle, ma ti pensi a me Bertu, ne? Gosmari, vedi? Bertu, bravo Bertu. Possiamo andare, Bertu. Ma lei non era all'ostaggio, no? Mi sei Gosmari Albertel Carboncelle, ma ti pensi a me Bertu, ne? Ti stai chiedendo se ieri eri all'ostaggio. Porca macchina, hanno preso l'ostaggio ieri? Non si ricorda. Ma mi sei... Minerale. Certo, acqua funerale. Minerale, sì sì. La spacca pire. Si spacca le tibie. Provincia di Torino. Sì, provincia di Torino, sì sì. Ah. Sì sì. Sì, ma cosa c'entra col fatto che tu... Ma ieri lei è stato assunto come traduttore, spero, perché... No, è che lui è torinese. Io sono piemontese. Sì, se no si capisce niente. Mi pare la Torino, mia madre Chiri. L'ha preso nel culo. Cune, ok. Bravo. Grazie. Ma di tuo sesso? Io sono di Torino. Ma Torino o Carmagnola? No, sono di Torino. Ah, mi sbiamo a Carmagnola. No, sono andato a Carmagnola alla fine del peperone. Ah, scusami. E sbiava. Vabbè, gente, invece voi cosa fate qui di bello? Siamo col risultato, sì. Siamo col giovine. Sì, il giovanotto quello di prima, no, quello svenuto. No, il giovanotto, il giovine. Mi spiace. Chiamo il giovine. Il giovine. No, ma quel giovanotto lì biondo. Il giovine. Si chiama giovine? Sì. Giovanni. Il giovane Giovanni, sì, sì. Giovine Giovanni Giovanni. Ascolta, te come ti chiami? Io? No, io. Mi sei Gosmari Albertel Carboncelle. Non ricominciare. Berto. Va bene, te c'ho memo Berto. Quindi biondino intendeva Berto. Lui? Sì, sì. No, lei, occhialuto. Ma io non sono biondo, guardi, Sta sbagliando. Cos'è? Colonnello? Ma secondo me questa gente ha dei problemi di vista. Signorina, sempre... il suo collega è biondo? Immagino di sì. Bene. Ma senta, di che colore sono i suoi capelli? Sono rossi.
Ah, siete tutti daltonici, mi dispiace. No, mi sa che lei è daltonico, sì, eh. Ma bisogna vedere il giustativo. Come, come piemontese? Non sono piemontese. No, mi sei piemontese. Sei pa' daltonic. Non beve gin tonic, ha detto. Ma de tua seste, da zeri o su tal po'? Sandy Shore. Ma me l'hai pa' capire che è stu terreno. È sopra il po' comunque, tranquillo. No, no, sopra, oh, che è sotto. Sì, lui sta sopra, sta sopra. Mi sei da zeri. Da Zurigo a sopra il po', tutto stesso punto detto. Come Zurigo? Zurigo è un po' più sopra il po'. Appunto. Da zeri, scusi. Guardi, ogni tanto fatico anche io a capirlo, faccio quello che posso. Va bene, va bene. Ah, mi l'hai capito, ti darò. No, qua non lo so. Pesante, ma chi, questo qua, il biondino? Cosa vuole dire? Perché Terun? Praticamente in Italia c'è una parte di popolo che è più intelligente e l'altra meno. Mm. Sì, sì, noi tre fortunatamente siamo della parte intelligente. Alcide, che si è indebitato di $300,000, no. Sì. E in che modo si è indebitato di 300.000 ma dentro popolo? Ma secondo lei, noi che siamo dei vecchi poveracci senza pensione, come l'abbiamo comprato lo Santos Custom? Mendicando. Praticamente siamo andati in giro e mi ha detto ci servono soldi, ce li andati, adesso li voglio indietro, noi mica li abbiamo. È stata molto strana come cosa, pensavo che eravamo tipo 5 minuti prima dell'asta e chiedevamo i soldi per il custom e ce li hanno dati. Ma che cazzo? Sì, sì. $200,000 sull'unghia. Quanti soldi avete da dare adesso? 300.000, non abbiamo dato proprio niente indietro noi. Sì, compratevi $300,000 di gratta e vinci, vedrete che vincerete. Ascolta, pensi di insegnare a me come si vive? I grattevinci non servono. Cosa ma serve? Guarda te. Questo qua è uno che si droga, secondo me, io ve lo dico. Addirittura. È dipendente a manetta. Ludopatico, sì, sì. Drogato. Voi giovani e le vostre sigarette di droga. Come si permette? Io sono un K9, come si permette? Cos'è questo? Un cane? K9, sì. Sono un segugio. Oh, signor, c'è le allucinazioni questo, eh. Porca vacca. Avere i capelli rossi. Potrei fiutare se uno c'ha qualcosa, ha preso qualcosa anche in questo momento. Aprile, cioè, fai imparare col capitano, va che devo fare un rapporto. Oh, porca vacca. Porca. È proprio un cretino che ci provi pure. Dai, volta per io. No. Porca vacca, giovanotto, che è successo? Allontanatevi, che il peacemaker si allontana. Prendo il peacemaker, si allontana. Te ne do un fermo. Madonna mia, immortale, guarda. Fermo. Penso basti. Porca vacca, ma c'è il peacemaker? Dovete dargli quella scossa? Di nuovo, dottore. Signora, praticamente avesto presentato un omicidio, lei ha diritto di manenza. Lei che c'è il peacemaker, si allontani. Il prossimo della lista. Ma io che cacchio ho fatto? Ma non ho fatto proprio niente. Non so che tu pidi nella fossa, ma non ho fatto niente. Ma chi è questo? Aspettate. Uno che non ti vuole bene. Scusi, ma cosa le ho fatto di male io? Se ne vada. Sì, sei vecchio, sta per morire. Ah, ok, allora arrivederci. Buona serata. Che cammina, capito? Ha capito i tuoi diritti. No, voleva solo dire che ero vecchio. Flo. Sì, sì, immaginavo. Ancora sì, mi ha detto, ma no, è perché sei vecchio, c'ho un piede nella fossa. Io, ah, ok. Certo che lei risulta già simpatico, già di prima acchito, così. Ma non lo so, ma è un bravo ragazzo. Non può venire. Duma. Prego, venga pure. Ah, ma ancora qua dobbiamo stare. Ma ancora esami deve fare quello che... Ma porca vacca. Cioè, praticamente siete diventati badanti del signore. Sì, sì. No, la nostra badante la Franca, poverina. Brutta fine che ha fatto lei, eh. Sì. Chissà dov'è la Franca. Chissà se è viva. Ma il medico come fa a capirlo se non ha il traduttore? Penso che vada un po' a naso. Secondo me lo sta curando in varie parti sbagliate rispetto a dove gli fa veramente male. Non può aiutare. Effettivamente c'è ancora una benda sull'occhio sanguinante e nessuno gliel'ha manco controllato. Sì, sì, sì. Guardi, potrei anche aiutare, potrei farlo, ma proprio perché togliermi questo divertimento? Come traduttore, vada, vada. Io lo accompagno. Sì. Ok, se essere tutto io devo procedere con un'altra paziente. Ah, non penso quindi... che lo farò. Sì, fate pure, sì, nessun problema. Ha bisogno lui, mi sa. Ah, grazie, mister generico, non pensavo fosse lei mi aveva. No, non si preoccupa, sono un po' di tutto, sono esperto in vari ambiti. Alla veneranda età di 78 anni si può fare qualsiasi cosa.
Ah, beh, con questo abito le fa veramente figurino da ottantenne. Mi lo sì. Lo so. Buona serata, gente. Ma adesso devo andare. Ma buone visite. Abbiamo perso Berto. Passate una buona serata, mi raccomando. Anche lei, grazie, anche lei. Esatto. Andiamo a salutare il giovanotto. Che giovanotto? Oh no, era lì dentro, l'ha portato via. Ma senti, ma ti ha minacciato? Ma mi ha detto che ero il prossimo a morire. Gli ho detto, ma ascolta, che ti ho fatto di male? Lui, no, ma perché sei vecchio, c'è un piede nella fossa. Io, ah, ok. Ah, ok. Sì, sì, ha solo fatto una constatazione. Bene, bene. Anche se secondo me Bertu potrebbe crepare prima, eh? È vero, potrebbe. No, no, pelle. È tornato Bertu, eccolo. Oh, eccolo, ma possiamo portarcelo via o dobbiamo rimanere qua? Lo so. Dottore, com'è la prognosi? Luma quasi finì. Ma come? Oh, porca vacca. Ma siamo qui da 3 anni. Capire. Sai cosa potremmo fare? Cosa potremmo fare? Vieni qua. Buchiamo le gomme a qualche macchina, così ci chiamano per cambiarle. Ma qui l'unica macchina che c'è è quella lì e ci sono davanti. Dobbiamo estenderli tutti. No, se è arrivata la dottoressa che non ho mai visto. Quella dottoressa c'era quando c'ero con Carlotta. Bisognava farlo con la polizia prima. Oh porca vacca, dobbiamo tornare. Aspettiamo la polizia. Qua torneranno qua, no? Sì, erano qui. Forse il bano sa dove sono, proviamo a vedere. Ah, prova a sentire il bano, che non può che non lo vedo quel giovanotto. E magari è morto. Beh, considerato che l'ultima volta che l'abbiamo visto si è schiantato in mare con un elicottero. Che potrebbe. Oh, porca vacca, non mi rispondo. L'abbiamo perso, te lo dico. E adesso chi canterà? Che succede? Ma scusa, se ne è fatta dare un'altra. Ma... Duma. Ma come? Andiamo? Duma. Ma ce l'hai già la Cinque Rotelle? Andiamo. La Crudises, Duma. Duma. E andiamo. Ma l'hai pagata di nuovo? Con la SKP. L'hai pagata di nuovo la sedia a rotelle? La Cordisna, Duma. Andiamo. Cos'è che vuol dire Cordisna? Non so, non ne ho idea. Ma ci starà nella tua macchina? È dietro, non lo so. Devi chiuderla, mi sa, se no non la riusciamo a portare. Oh, porca vacca. E torniamo al custom. Torna al custom, vai. Facciamo un altro annuncio. Con la simpatica gente... Ha detto che veniva al custom poi dopo a fare 2 chiacchiere ancora. Chi l'ha detto? La dottoressa, no? No, la dottoressa sì, ma anche la gente, quella lì, non so come si chiami. Ah, Aprile, quella che era lì. Sì, sì, giusto, Aprile. Aprile, sì, sì. Aprilia, come la Aprile marca gambe. Di moto, Aprilia. Apri le gambe, no, no. No, non è carino da dire. Magari poi lo fa, ma non è carino da dire. Oddio, chi sono questi matti davanti a noi? Facciamo una gara. E l'ha vinta. Pensano di poter scappare. Cosa fanno? Ci togliono la strada. Mastiburumas. Ma va che inchiodano, sti bastardi. Manovra evasiva, vai, vai. E che vinciamo. Magari sono... Aspetta però, non trattiamoli male, che magari sono clienti del custom, stanno venendo dalla nostra parte. È perché stiamo facendo una gara, colonnello, ma non segui le cose. Ma non sono convinto di questa cosa, ti dirò. Dai che stiamo vincendo, dai. Qual è il premio? Me lo sono dimenticato. Ti do la cosa di arrivare di prima. C'è sta una call. Accelera. Oh porca vacca, prendo la scorciatoia. Ci sono dietro? No. Papi. Dai che vinciamo. E adesso come premio c'è la polizia dentro il custom. Colonnello, imparato, Bravo, bravo. Bravo. Per un attimo ho pensato che ci fosse veramente, invece era il tuo furgone.
Vabbè, questa me la prendo io allora. Ma è l'auto, bene sì. Era tua questa, eh? E con fuma con due caroselle. E non lo so. Vabbè. Buonasera. Dica. Salve. Salve. Vai. Vorremmo modificare l'auto. Oh, certo, venite pure. Fai te, Carlo, fai faccio te io. Tutti i soldi che ieri hai pagato, fatto. Ma io ieri mi sono pure perduto i cosi, quelli del... Non lo so, ma vai tu, tranquillo. Faccio io, va bene. Sì, sì. Buonasera. Che paura, mi sono cagato addosso. Mi sa che dopo devi andare di nuovo in ospedale, Bertu si è rifatto male. Oh, porca vacca, non di nuovo. Si è schiantato con la sedia a rotelle. Allora, come la volete fare? Partiamo dai colori? Sì. Ok, come lo volete? Vediamo un po'. Un giallo arancio. Così? Sì. Quello più chiaro, questo qua? No, quello... quello dopo. Così? Ok. Faccio. Vai, vai. Perfetto, poi. Secondari. Ma no. No, niente, niente. Ma che vi aspettate, mi sono perso i colori. Colori secondari, classi. Ok, mo c'è questo qua da cambiare. Ok. Ho 500 in più, ricordatemelo. Io forse questo lo lascerei nero. Nero va bene. Nero è bello, eh. Nero va modificato. Sì, c'è nero. Ma non c'è nulla. L'axon lo facciamo dopo, i finestrini non li tocchiamo. Allora, la targa di che colore la volete? Dietro. Cioè, gialla col nero che si abbina. Nera? Nera, sì. Ok. Poi. Tipo ruote... No, Volete i neon, le luci sotto? Sì. Ok. Vediamo come sono più che altro. Ok, di che colore li volete? Questi siete un torno in giallo più che altro. Più chiaro così? Sì. Ok. No, vedo se c'è qualcosa di più chiaro, così magari. No, proprio... Questo? Sì. Ok. Poi. Volete il turbo? Turbo e full kit tutto? È quello che aumenta la velocità, giusto? No? Sì. Sì, accelerazione, velocità, tutto quanto. Ok, freni. Sì, tutto, tutto. Lo volete, lo faccio? Che dici? Con che dici? No. Ok, no. No, va bene. No. Volete le luci colorate come le volete voi, i fari? A questo dici? Le luci adesso. Adesso quelle normali, il colore sarà giallo, lo so. Queste qua. Mm-hmm. E se volete ve le faccio io del colore che volete voi. Le luci dei fari? Quindi le volete o no? No, lasciatele così. Perfetto. Che altro c'è? Volete le ruote firmate? Sì. Così? Oppure? Sono queste sono le firme. Se volete ci scrivo io il mio nome sopra. No. Va bene queste? Sì. Poi, là, io cosa c'è? Ok, ma il telaio come lo volete? Guardate un po'. Questo è quello normale. Mm-hmm. E poi ci sono questi. No, ce l'è quello di base. Ok.
Poi le minigonne. Le volete nere? Nere. Così? O così? Le prime che hai fatto. Queste qua? Sì. Ok. Poi. Poi c'è il paraurti. Io non lo vedo. Davanti, davanti. Allora, questo qua è quello normale. Poi c'è questo. Questo, questo. Quale preferite? Mi sembra il secondo dopo quello normale. Questo qua? Sì, questo. Questo? Ok. Poi c'è lo scarico. Questo qua è quello normale. Non cambia molto, è sempre lì, è quello là. Però un po' la forma. Se volete ve lo cambio, se no tenete quello normale. No, no, adesso sì, quello normale. Ok. Poi il cofano. In base a quanti buchi ci volete, praticamente. Con un trapano ce ne possiamo aggiungere un po' di più gratis, se volete. Con il trapano? In più, se li volete gratis, ce li facciamo noi. Le tre linee, diciamo. Questo? Sì. Perfetto. Vuoi vedere com'era quello sotto? Poi c'è qualche livrea. Non so se ve ne interessa qualcuna. Quella bianca. Mi rifai vedere quella bianca e quella gialla. Questa qua e questa qua? Sì. Quella bianca. Quella bianca? Sì. Ok. Non ti piace. No, no, ti piace a te, mica a me. Non ti piace. No, ti piace a te, non a me. Poi no. Fai tirare l'esperto. Quella avrebbe messo lei. Io non avrei messo. Togliamola. Ok, niente. Ok, perfetto. Poi c'è l'alettone dietro. Quale vuole? Quello con le. Quello un po' più alto. Questo? Sì. Ok. Poi il motore avete detto che non lo volete toccare. No. E allora è fatta, questa qua. Ok. Quanto le devo? È un attimo. 8400 per 500. Faccio due conti, eh. Allora, 8400 più 500. Quanto era? Il 30% di tasse, avevano detto? Non me lo ricordo mica. Come sta andando al custom? Bene, bene. Oggi? Oggi sì. 1400 più 500. Si fa quel che si può. Meno male, meno male. Di cosa vi occupate voi, giovanotti? Lavoriamo all'armeria. Allora, sono $11,000. Ok, se mi dice il suo. Non te l'amo, 3316. Ah, mi ricordo effettivamente di avermi già visto. Sì, sì. Mi sa che c'è un custom aperto. Quando avete lavorato 4. Là. Sì, in fondo. Vedete che abbasso un po' il volume dei microfoni che sto impazzendo. Già hai volato prima via per l'iperspazio. L'ha presa oggi la carrozzina, deve ancora un attimo padroneggiare in mezzo. Se puoi fare boom con la carrozzina, guarda, mi sembra fare boom. È il demonio la carrozzina. Per forza. Oh no! Oh porca vacca! Infarto. No! Oh porca vacca, l'abbiamo perso. Si sente bene? Si sente bene? Per chiamare l'ambulanza. Cosa è successo? Allora io le dico, i soldi sono arrivati. Si ricordi perché già la macchina, eh? Ok, sì, ma che è successo a lui? Niente, che gli dobbiamo togliere le cartelle. Si sente meglio? Ma... grazie. Niente. Che io avevo un kit. Non si preoccupi. Ok, levategli la carrozzella. Oh porca vacca! Scendi Bertu, scendi. È sbagliata la carrozzina. Non è questa la carrozzina.
Sai qua. Un po' troppo grande quella carrozzina. No, aspetta, no, questa la prendo io, non la prendi te. Che sei un pericolo pubblico. Ma le mie le pagare a me? Disgraziato. Quando fai il bravo te la ridiamo. Disgraziato. Avete la carrozzella senza la necessità? No, lui ne ha necessità. Il purtroppo gli se ne ha prese due. E poi questa è la cosa. Mi dai 83 anni. Potete fare le gare clandestine. Tra... Ma senti, ti dobbiamo riportare in ospedale, Berto. Sì. Oh, porca vacca. Niente, lo dobbiamo portare in ospedale. Vabbè, ma siamo stati lì già due volte. Ma lui c'è stato due volte, noi una, però lui due. Mi ha avuto manca un'auto carrozzina. Cos'è che hai detto? Ne vuoi un'altra? Si fa dare un'altra carrozzina se riesce. Oh, porca vacca. Niente, signori. Non è truffa questa. Ma che truffa, non si preoccupi. C'è ancora dei poliziotti per caso? Una corsa. No, non lo so più. Allora a posto così. Però si può fare comunque fare una denuncia. Ah, grazie. Non mi pare il caso di nevicarsi la gente che vi dà una mano. No, esatto, vi abbiamo pure fatto lo sconto, No, ma non si preoccupi, infatti. È meglio per voi. Bravo, giovane, bravo. Poi diciamo che la polizia oramai non ci sta simpatica manca a noi. Oh, porca vacca, colpa di Arturo, cioè, Arturo o Spartaco? Non faccio nome. Mi sei Spartaco. Oh, guarda, meglio che non lo conosci, Berto. E Spartaco è uno stronzo, sembra un po' un vichingo se lo guardi. Sì, sì, poi mi odia, odia me soprattutto, ma anche voi, voi che siete i miei compagni. È la sfiga di essere amici di Carlo tutti, generico. Ma mi sei pan compagno. No, ma non compagni come no, comunisti, no, 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 non comunisti, compagni. Ah, come gays. No, 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 nemmeno, no. No. Nel sono senso di amici. Che tu conosca il termine, Berto, devo ammetterlo. Colleghi. È il termine molto più specifico in piemontese, ma lo dico. Ma... No, 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 no. Ma è tedesco il signore? No, no, è piemontese come me, solo che io sono un po' più italianizzato. Lui è un po' più del nord, immagino. E mi sei un po' più, sì, diciamo un po' più rurale, se vogliamo. Vabbè, bisogna capirlo, lui è nato, quello è che si è nato nel 34. Il 30, no, il 34. Esatto, è nato nel 34 e poi ha fatto la guerra e non ha finito le scuole, quindi c'è da capire. Era la guerra, l'hai pa' finire la scuola. Non ha finito la scuola. No, a 5 anni si è arruolato volontario. A 5 anni? Cioè, a 5 anni ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale. La più pesante, il 44. Faceva la 44, no, esatto, ha fatto la staffetta. Mi facevo la spia per i partigiani. Vedi? Ero un bambino sviccio, ero un bogia di piazza. Capisco metà di quello che dice. Ha detto che era bravo. Era un bambino sveglio. Okay. Era una boccia di ferro. No, boccia e bambino. Non l'ho capito pure io, Era un boggia svicio. Allora. Era un bambino svizzero. Vabbè, Carlo, stai facendo... Stai peggiorando la situazione, te lo dico. Svizzero non era bella. No, Novi. No, Novi. No, Novi. Ligure. No, no. Ligure. In provincia di Alessandria. In provincia di Alessandria. Alessandria. Oh, no, è un'altra parte. Sto traducendo, colonnello. Sì, stai traducendo, però traduci parola per parola, non il significato completo. Perché mi sa il pinerò, il mio padre era a Turin, mia madre è Cuni. Lui abitava sopra un pino. No, tua madre soprattutto nei cunei. Però credo che avesse detto Torino e un altro non ho capito. Sua madre era di Cuneo. Di Cuneo. Sì. Ma voi invece di dove siete, Giovanotti? Io sono danese. Dov'è che sei? Danese. Ah. Danese. Danimarca. Ah, ciao Daniele. No. Ah, Daniele, ok, Daniele. No, comunque ci siamo presentati. Olandese. Yolanda? Olanda, sì. Ah, Daniele e Yolanda, bei nomi, bei. No, 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 no. Yolanda è un nome che non senti più recentemente. È la figlia da Marie. La figlia no, di Marie, non è la figlia di Maria, no, no, quella là era bionda, Ma Maria, aspetta, intendi Maria quella che giocava a briscola? Ma no, lui intende Maria, quella che lavorava alla mensa. Ah, porca vacca, allora no, non la conosco quella, Le proprie una fioletta da Maria.
Ah, ok, esatto, una figlia da sposare, sì, sì. Capire. Ma chi, lei? Daniele, devi sposarla. Subito, ora. Vai a prendere un bullone che lo usiamo come anello, vai. Cosa? No. Faccio io. No. Lo facciamo cromato d'oro, non si preoccupi. No, io vi dichiaro marito e moglie. Ciao, per caso la... il custom è il mio proprietario, dichiaro chi voglio come voglio. Però quindi vuol dire che quando è stato aperto sarà... dentro il custom è come se rimane baciarvi. Potete, se vi va. Canta qualcosa, Berto. Canta qualcosa. Non si capì. Canta qualcosa per il momento. Bravi, bravi. Avena fu una bella alla grande disperazione. Sì, bravi. No, comunque ci chiamo Lauritz e lei si chiama Aranea. Lauritz. Oh, porca vacca, che nome è? Aranea è anche facile. Lauritz, io continuerò a chiamarla Daniele se non si offende. No, no, può chiamarmi anche Lauro. Achille? No, Lauro ha detto, non Achille. Lauro, Achille Lauro come sottomarino. Ah, porca vacca, sì, sì, me lo ricordo. Io dovevo partecipare ad affondarlo, ma alla fine non ho partecipato. Cosa? No, dice che è molto sicura questa sedia a rotelle. Ma mi sembra pavare d'accordo. Non è molto d'accordo. Infatti, questa l'avevo capita. Vabbè, comunque, avete i confetti? Avete qualcosa? Avete invitato qualcuno? Facciamo un annuncino per il matrimonio. No, no, ci penso io. Per finta, no, per finta, no. È legale, qui dentro il custom siete sposati, poi fuori sono affari vostri, ma dentro il custom siete sposati. È suolo straniero qui, no? Abbiamo rivendicato il nome dell'Italia. Del sì, esatto. Chi è là? Lo sconfiguro si avvicina. Lo schifo, secondo me è mio fratello. Sì, sì. Per un no, ma come? Perfetto! Ma perché? Perché? E ora arriva qualcuno a celebrare. Non è che ci sta usando per la pubblicità sua. Ciao, Carla, grazie per la sub. No, cosa? No. Oh, porca vacca! Mi arrendo! Buoni voi due. Mi arrendo! No, io non c'entro niente. Che è successo? Non lo so. Allora, vai a prendere i fucili. Sì. No, sono un po' troppo lontani i fucili adesso. Capura. Porca vacca, chiamiamo la polizia. Prendi la chiave inglese, ci penso io. Al mio 3. Che non c'è qua? Non si preoccupi. Non si preoccupi, mica tanto. Allora. Adesso stendo tutti e due, ve lo dico. Giù le armi. Abbassate la pistola. Le matrimoni. No, lo sai che non mi levo. Solo perché l'ha detto la Nea. Bella cintura che c'ha la sedia a rotelle. Non è il caso di minacciare noi due, però Berto. Ma io che c'entro. Vabbè, allora i confetti chi li ha per il matrimonio? Ma... apposta. Cosa? C'è un po' di imbarazzo, sento. Hai nessuno a prendere confetti? No. Vai a prendere degli altri bulloni, lanciamo in aria. Mi dai il coltello, manca la torta. Porca manca, c'è ragione. Ma Achille, senti una cosa, ma che devo fare? Devo chiamare la polizia per quello No, te tranquillo. Ma che ci pensiamo noi sul problema, nessuno. No. Vado a prendere l'armamentario pesante. Andiamo a prendere i fucili, non ti preoccupare. Signori, state tranquilli, è suo fratello, un po' geloso. Oh, signore! Eccolo. Ancora. Poi un attimo fuori. Chi è me? Sì. Non ho fatto niente, però va bene. No. Oh, porca vacca. Prendi la macchina, lo investiamo. Prendi la macchina che lo investiamo, vieni qua. Hai preso me? Ma cosa fa? No, Alberto! No, non può andare avanti così, però. No, vabbè, ci sono loro. Oh, porca vacca.
Fabemratim Drise Staffè a... Beh, tu devi smetterla però, eh. Tutte, ma non è che sono andati a spararsi quei due? Carlei, la sta manca modifiche la carusera? Venite, mangia molto, elimino tutti e due, ti giuro, Serve un medikit, tra l'altro. No, perché ce l'ho, se... Ma penso che gli serva rifarsi le ossa. Ma... Che è successo? Oh, porca vacca. Ma due. Oh, signor, c'è la polizia. C'era un uomo armato di pistola. Buonasera. Di dentro. Ma no, ci doveva rubare noi la pistola. Ma che cacchio gli hai detto? Vabbè, ho capito. Mi sta già sulle palle quello lì. È arrivato qua al custom. Ma appunto ci ciulavamo noi la pistola. Con cosa? Non abbiamo niente noi. Altan? Tu sei per il matrimonio? Tutto a posto? Tutto bene? Sì. Salve. Cos'è tutto questo sangue, mo? C'era un cane randagio che ci stava ci stava attaccando e Enrica ha sparato un colpo per spaventarlo. Prima. Ma qua non ci sono cani, eh? Quindi scusate per il trambusto. Ma è il colonnello? Ma tutto a posto all'officina? Sì. Ma sì, stiamo facendo un matrimonio, se volete venire a festeggiare. Sì, ma la questione sta nel... La persona con l'arma era il signore. Ma che persona, aspetti, non mi ricordo. Leggo i capelli bianchi, venga con me, va. Io ho i capelli bianchi. Vabbè. È stato un po' vago. I capelli lunghi e bianchi. Allora, venga anche tu. Vabbè, andiamo a festeggiare. Oh, buonasera, signore. Vuole venire a festeggiare? Festeggiare per cosa? C'è il matrimonio dei due giovanotti. Questi qua. Auguri. Grazie. Mi fa gli auguri anche la gente. Se vuole fare un regalo, sì? Non lo so. Un giubbotto antiproiettile. Ah, ancora? Che è ancora? Andiamo a controllare. Aia, porca vacca. C'è dato una spartina. Mi ha travolto, porca vacca, mi ha fatto male. E l'hai visto? Andiamo a festeggiare. Oh, porca vacca. Va bene il trenino? Cosa il trenino? Il trenino, quello di Capodanno, per festeggiare. Mottiballo, come si chiamava? Porca vacca, che male alle spalle. Ma Alberto, secondo te sta bene? È tutta la sera che cade. Secondo me tra poco muore. Il signore è sulla sedia per me. Sì. Là c'ha 88 anni, No, quanti anni c'ha? Non me lo ricordo mica. 80... Aspetta, ne ha 6 più di me. Quindi sei 88. Ma... Comunque ve li porti bene, Ma perché c'è un medico? Sì, vedi. Ah, è la dottoressa Delfino, forse. Non so perché c'è un medico. Buonasera. Mica, che succede? Buonasera. Bisogno? Ci è arrivata una chiamata di una persona ferita con colpi d'arma da fuoco. Allora... Sono caduto e... C'avevo la pistola per scacciare Dove... Sono caduto e mi sono sparato da solo. Bertu! Colta! Bertu! È finito, man. Cosa sto facendo? Porca vacca. Buonasera. Come sta? Ah, bene, perché? Perché, dico... siccome era scivolato poco fa. Ma io non sono mica scivolato. Chi è che è scivolato? Con la sportellata. Ah, sì, è vero. Me l'ero dimenticato. Non è che sono scivolato, è che il suo collega mi ha travolto, È scemo come prima. Col tiro, io dico, quei due lì, mica me la raccontano giusta, non ci sono cani qua in zona,
No, ma già ho raccontato io alla gente come è andato. Ok. Il fatto è che non avendo visto nulla non possiamo... Eh no, io lo capisco, però sanno, non mi piace... Ma magari trovano un proiettile nella gamba, armato. Cioè, non mi piace che entri nella mia proprietà armato. Esatto, la prossima volta ci armiamo pure noi, voglio vedere se entrano armati. No, la prossima volta ci avvisate prima. Esatto. Ci avvisate prima, è entrato, io ho fatto così. Ciao, Giuliano. Per la legge, io mi posso rifiutare di servirlo. Sì, l'ufficio è suo. Perfetto. Se per questo lei nella sua proprietà può... Puoi spararmi. Ah sì? Mi date un'arma per piacere? Non ho porto d'armi, purtroppo. Essendo mia proprietà, no? Posso avere un porto d'armi falso solo per me? No. Ma che vale solo dentro? No. Ma se vale nella mia... Scusa, Aprile, te che sei un agente della mia proprietà, visto che te sei l'unica che ha il diritto di fare professionalità dentro, io posso avere un porto d'armi valido solo dentro? No. Ma perché, scusa? Io ti ho assunto come agente dentro e tu dentro mi dai un porto d'armi valido solo dentro. Non funziona così, Charlie. Ma secondo lei invece i matrimoni celebrati dentro il custom valgono anche fuori? E se avete un funzionario... sì, l'ho celebrato io. A celebrare. Ho fatto io, sì. Valgono anche fuori. Oh, perfetto, allora vale. Non possiamo calcolarlo come regno sovrano il custom, no, vero? No. Beh, però un po' sì, dai. Sposato? Daniele e Yolanda. Daniele, no, lui si chiama Lauro. Achille Lauro. Ah, giusto, Lauro. Lauro. Ah, sì. Signori. Sì. Perché c'è Berto dentro l'ambulanza? Sì, Dio, gentilmente scende, l'ultimo avviso. Altrimenti sono costretto a chiamare la polizia, grazie. Serve chiamarla, è già qua. Una controllata, perché è caduto di nuovo con la sedia a rotelle. Dovrei andare all'ospedale. O chiamare niente. Colleghi. Capisco. Ma non hai un po' di bastimenti? Berto, sali mentre non ti guardano. Ma signor generico, ma cosa le suggerisce? No, ma per credo... andare in ospedale velocemente. Sono quelle cose fatte all'italiana, dottoressa, si fa. Dottoressa? Scusatemi, non sono del posto. Lo fanno. Oh, porca vacca, è morto qualcuno. Ma non può. Oh, porca vacca, ha avuto un infarto? Che è successo? Sarà Berto, sì. In emergenza, per di più. Ma... Che è successo? Scusate, non pensate un attimo questa sera. Ci ho cambiato la... Oh, porca vacca! Che è successo, mo? No! Derek mi sa che stava aspettate. No, io ho paura di una cosa che... Continuiamo a fare un errore madornale, io e te. Cioè? Non chiediamo il numero a Berto e a Goffredo. Ma Goffredo, no, Berto non ha il telefono. A parte che Goffredo sai che forse ce l'ho? Il numero di Goffredo, questa cosa no, non so qual è, però, no, perché ieri ci ho parlato al telefono. È un nostro amico che soffre di Alzheimer, quindi... Io ho paura che Derek abbia rubato l'ambulanza. Ce la racconta sempre in modo diverso. Ah. Bene. Anche più volte mi sa che ha rubato l'ambulanza. Sparano? Sparano? Sì. Non so dove andare, Eric, niente. Interessante che stai diventando. Quasi quasi andiamo a prendere le armi anche noi. C'è qualcuno lì che sta portando un cadavere, se per bene. Riesco a capire in quel... Oh, porca vacca! Ma ti pare il caso di darmi un pugno alle spalle? No, mi stavo sdiracchiando, scusami. Oddio, Berto, con l'ambulanza è pericolosissimo. No, il problema è che non ci dovrebbe proprio stare sull'ambulanza. E niente. Addio. Bene, signori, io andrei. Congratulazioni ancora, sì. Felicitazioni e figli maschi, mi raccomando. Femmine no. Ma prima il maschio che prende l'eredità. Va bene. Sì. Poi la femmina serve la dote, un casino, eh. Ah, giusto. Sì. Buona serata, signorina. Buona serata. Lasciamo andare. Che sta succedendo lì in fondo, mo? Infatti volevo andare a vedere. Andiamo anche noi, cosa stiamo a fare?
Vado anche col mio veicolo di servizio. Ma la riunione è la riunione dei veicoli di servizio. Non ho ben capito cosa è successo. Ma nemmeno io, ma Berto dov'è? Io non lo so dove è Berto. Oh porca vacca, ce lo siamo persi? Non è che l'hanno portato via i poliziotti, proviamo ad andare in centrale. Porca vacca. Ma aspetta, non andiamo con questo però, che ci arriviamo lì domani. E mo chi è questo? È quello di prima. È lo stronzo di prima con l'arma. Ma com'è che si chiama? Ma che ne so come si chiama. Mi verrebbe da dire una cosa ma non posso dirla. Avevo una parola giusta ma non posso dirla. Ho paura di saperlo, non lo voglio sapere proprio queste cose. In centrale, grazie. Si figuri. Bene. Signori, noi andiamo. Se vi serve qualcosa, non so come vi chiamate voi. Yolanda e... Rica. Riccardo? Riccardo. Ah, ok. Va bene. Vabbè, buona ma dove li potremmo trovare se ci servite? Non lo so. E all'armeria, probabilmente. Ah, lavorate lì? Sì, okay. È nostro. Ah, okay. Congratulazioni. Noi andiamo, che abbiamo paura che ci abbiano arrestato Bertu. Andiamo. Perché? E perché? Per tirarli con le più cose. Ma qua chi c'è? Perché? Chi è qui? Ah, no, non c'è Bertu. Salve, arrivederci. Per il trambusto. No, nessun problema. Scusi lei. Senti, ti devo dire una cosa. Dimmi tutto. L'armeria. Sì. L'hanno comprata con i soldi nostri. Comprata con i soldi nostri? Che intendi? Sì, i soldi della rapina. Quella là pacifica. Ma bastardi. Sì, me l'ha detto Esimio. Aspetta, che lì c'è una macchina che ha fatto una manovra incredibile. Che è questo? Potrebbe essere un cliente questo qui. E torniamo indietro. Due auto incredibili, magari vogliono delle modifiche. Porca vacca, possiamo andare? Superali. Non so. Ho sentito degli spari in zona. Ho visto prima l'annuncio, cioè l'esercitazione. Andiamo a vedere? E non credo che ci arrestino se lo facciamo. Ma no, ma andiamo lì. La seconda serata di seguito. Ma che seconda serata? Andiamo lì, chiacchieriamo un po'. Potrei dargli qualche tips, qualche... Ma stanno arrivando le auto. Sì, stanno arrivando. Ma via, che fari terribili quelli rossi. Con una macchina del demonio. Ma tu lasci il camion acceso. Ma sì, ma facciamo un po' di riscaldamento. Sempre aperto fa freddo qua, eh. Facciamo il riscaldamento del mondo, altro che del casco. Va che ci mettiamo almeno 3 anni a riscaldare tutto qua dentro. Con quelli là accesi ci mettiamo meno. Buonasera. Sera. Dica, come possiamo esserle utili? Ah no, ho visto che tipo c'era un annuncio su... Ah, un matrimonio, sì, è stato appena celebrato. Ah. Yolanda è quella lì con i capelli rossi, mentre Daniele è quello lì in fondo che arriva col dottore. Eh sì. Se volete fare gli auguri, venite, ve li presento. Dai. Yolanda? Dai. Yolanda? Sono venuti a farti gli auguri per il matrimonio. Ma davvero? Sì, questi due signori. Lo dico anche a Daniele. Sì. Daniele, sono venuti a farti gli auguri per il matrimonio. Ma cosa? Carlo, ma quali... No, sta ancora. Cioè che c'è dopo. Lauriz. Andiamo. L'ambulanza la faccio andare via. Tanto ho preso. Buonasera. Salve di nuovo. Sono venuti qua per il matrimonio. C'è il matrimonio, sono venuti a fare gli auguri. Ma il matrimonio c'è stasera? Ma è già fatto. Ah, ok. Auguri agli sposi. Aspettate, li chiamo.
Daniele e Yolanda vi vogliono fare gli auguri agenti, venite. Anche l'anello di fidanzamento è un bullone cromato. Sta dentro, l'ambulanza. Daniele purtroppo in ambulanza. Perché? Perché deve andare in ospedale. Perché... sì. No, vabbè, lei è Yolanda, è la sposa. È lei la sposa? Sì, sì, in realtà sì. Sì. Si sta scappando da me, cioè, lo so. È palese. Probabilmente. Vabbè, dai. È un matrimonio di fabbricato. Meno male. Ma come meno male? Ma è tonto, allora? Mi si è messato sul cazzo quel. Ma... è un giovanotto estremamente scortese, lo sa. Che grazie sale... della proprietà privata. Perfetto. Mettiamogli le manette, aspetti lì, si fermi. Ma metto la cintura alla persona dietro. Ma perché? Ma che succede qua? Ma perché? Lo portiamo via. Sì, andiamo al Cap 29 che voglio vedere l'esercitazione io. No, ti portiamo in centrale. La portiamo, mi dia del la portiamo in centrale. Ma guarda te questi giovani. Irrispettosi e maleducati, Arturo, devi educarlo. Lei non salga sull'auto della polizia. Io ve le buco le gomme, capito? Ah. Sta minacciando? Ma guarda te. Che generico. È una minaccia quella? Sono in uno stato indipendente adesso, non potete entrare. Ma quale stato indipendente? Sì, sì, qua dentro siamo... Vieni qua, colonnello. Che succede? Guardi, faccio un passetto. Siamo in nostro... stato... cosa? È entrato nel nostro stato, colonnello. E niente, allora, hai visto? Cosa abbiamo visto? Non l'ho visto. No, no, il visto per entrare, non fate infatti. Ah, ok. Che lei ieri l'ho visto, io le ricordo che lei ieri era lì che guardava le signorine. Ma questo, mi scusi, fuori. Questo è uno stato indipendente? Ma lei per caso ieri ha fatto una rapina con il signore? No, ieri ero qua a lavorare. Ha dei testimoni che posso confermare la cosa? Certo, tutti quelli che passavano da qua. Che schifo, ma che bravo. Agente però. Porca vacca. Mi stavo soffiando il naso. Allora. Sì. Sì, è che ti sei smorciolato addosso, ti sei smorciolato. La stessa mai. Comunque. Vabbè, signor generico e signor Dobbigo, dove si chiama lei? Colonnello. Colonnello. Beh, non la chiamo mai colonnello. Ma colonnello di quale corpo sei stato Alpini. Davvero un coltello? Ah, Alpini? Sì, vabbè. Abbasso un po' questo cecca che sto diventando sordo. Colonnello. Non penso proprio. Ma se scrivo colonnello sul CAD cosa esce? Niente. Spero che esca il mio nome, se no mi avete registrato malissimo. Proviamo. Signore, mi deve dare il suo nome di battesimo, se no... Dispiace. Le do... No, siamo in uno stato indipendente, non potete entrare qua. Ma allora, stato io glielo do, indipendente però in che senso? Critica una cosa. Lei è un agente molto spremorato, considerando che lei ieri mi ha arrestato. È vero. Ai ai ai. Aspetta, allora posso andare a... Arturo, male così. Male qua, eh. Ettore Pautasso. Sì, sono io. Visto? Male, Arturo. Ettore Pautasso. Vabbè, signor Pautasso. Ma tra l'altro ha la patente scaduta 12 giorni fa. Mi ha visto guidare per caso? Lei guida? No, è una domanda, lei guida? No. Ah, ok, posto. Sì, ho già amico, lei le patenti ce l'ha. Ma io penso certo. Che le patenti ce le abbiamo scadute un po' tutti, credo. Ma non lo so, com'è la situazione. Città. Vabbè, dai, andiamo. Uscite dal nostro stato perché sennò dichiariamo guerra. Andiamo che paura. Non penso che... Ma io sono il massimo esperto di guerra. Io sono un ex terrorista e ho una bomba nucleare, non so se lo sapete. Come? Ho una bomba nucleare io. Noi siamo l'America. Certo che una bomba nucleare. Noi siamo l'America un paio di palle. Scusi se glielo dico, ma io non mi vanterei di questa frase. Come mai? Ciò non toglie il fatto che, signor generico, anche se lei ci dichiarasse guerra, aspettiamo 2-3 anni e ci pensa la natura. No, tranquillo, chiamo i miei amici dei veterani, li porto tutti qua. E noi chiamiamo i Navy Seals, poi vediamo che cosa succede. Ma chiamate pure che Antonio, sì, cosa che ha detto? Chiamo gli incursori, poi vediamo. Vabbè. Vuole mettere su un piano incursori Navy Seals? Allora, io ho questa. Che cosa vi fa con quella? Ci svito le gomme. Capisco. Ce la fa? Comunque, no, aspetta una cosa, gente. Voi ieri mi avete preso un coltello che era di mia proprietà. Non era illegale quello, io lo vorrei indietro. Che facevamo i panini, adesso non possiamo più fare panini. Coltello normale. L'ha usato? Contro di noi?
No. Sì, ho visto. Avevo un'arma illegale, ma quella mi è stata sequestrata, però il coltello era legale. Il coltello l'ha usato contro di noi? Guardi, signore, no. Io non le ho preso nulla, quindi ci pensavano... Vabbè, dai, andiamo, colonnello, andiamo a vedere l'esercitazione. Vabbè, andiamo all'esercitazione, quindi? No, dobbiamo trovare Bertus. È un po' che lo ritroviamo, Roberto. Dovremmo chiamare Andrea. Adesso chi cazzo è Andrea? È l'amico di Aprile. Aspetta una cosa, aspetta. Magari andiamo in ospedale adesso, poi... Ma andiamo a vedere l'esercitazione, no? Che suona? Ah no, è un antifurto. Ma perché ha suonato un antifurto? Ma che ne so. Parlami d'amore, Mario. Chi è Mario, mo? No, Mario. Provo a chiamare in polizia, va? Digli che abbiamo perso Bertu. Ma sì, adesso faccio una cosa, chiamo l'ospedale. No, ti prego, non di nuovo l'ospedale che ci odiano ormai. E allora chiamo... E chiama in polizia, digli che abbiamo perso Bertu, se sanno dov'è. Sì, poi mi risponde quello lì, Arturo. Sì, come no. Arturo Brachetti. Sì, sì. Aspetta, no, fammi chiamare questo numero qui un secondo. Dove che si va? Ho sbagliato strada, porca vacca. Ho fatto un casino. Pronto, dottoressa Camilla. Si salve, sono il colonnello. No, senta, le volevo chiedere, non è che per caso in ospedale si è presentato Bertu? Sì, recentemente, negli scorsi minuti. Ah, molto bene, quindi l'abbiamo perso di nuovo. Ottimo, grazie. Perfetto, la ringrazio. Salve, salve, salve. Oh, eccoci. Tu inizia da davanti che devo fare una... Tanatevi in corso nella buonasera, sì, vorremmo guardare. È una zona militare, negativo. E i due cadaveri lì lo confermano. Oh, porca vacca, qua ci muore la gente. Rimarremo qua a guardare. Colonnello, ci hanno detto di andarcene. Che è morto qualcuno. È morto qualcuno qua. Immaginavo, sali in macchina. Ascolta, la guardiamo da un altro punto di vista, non ti preoccupare. Ho spento, vado. Facciamo finta di andarcene, stai pronto, eh. Ma poi zona militare, ma questo mi sembra tanto un porto mercantile più che militare. Sì, però magari può essere di proprietà dell'esercito il coso. Se saliamo su quella scala lì? Oddio, potremmo anche farlo, però sai, non mi sento così confident alla mia età. È effettivamente vero, però ci sarà un punto per guardare, no? Ma se sono dentro il capannone non vediamo niente. Ah, c'hai ragione, porca vacca. Dobbiamo entrare nel capannone. E rischiare di essere sparati? No, grazie. Effettivamente c'è morta delle persone, qual è? L'hanno detto prima. Eh sì. Poi sai come sono qua i poliziotti americani? Questi prima sparano, poi fanno domande. Vero, vero. Oh, porca vacca. L'ho visto anche io, fai finta di niente, vai avanti. Ma questo qua c'è la macchina come la mia. Sì. È un rivale. Comunque la dottoressa Delfino mi ha detto che in ospedale Bertu non si è visto. E andiamo a vedere in centrale. Andiamo a vedere in centrale, sì sì. Deve avere il numero di Aprile. Io ho il numero di Andrea, vedo se mi risponde. Bravo, chiama. Niente, non mi risponde.
Andiamo in centrale, facciamo qualche domanda irriverente. Vestiamoci da poliziotti, così sembriamo noi quei poliziotti. Questo è il modo migliore per essere arrestati istantaneamente. Ma no, è per fare domande. Oh, signor Sant. Intanto fai sempre un giro al PDM, che se c'è qualcuno mi faccia rinnovare queste cazzo di patenti che già le patenti non servono. Sì, sì, però fammele rinnovare comunque. Sai cosa? Ci dobbiamo fare le patenti del custom, dello stato indipendente. Subito. Oh, porca vacca, questi qua ci seguono mo. Aspetta, aspetta. Che magari sono loro? Parcheggiamoci qua. No, è lui. Siamo arrivati, vieni pure. Guarda, Carlo. Carlo, dimmi. Un attimo. Non riesco a scendere dalla macchina. Oh, porca vacca. Ok, grazie. Ok. E non riesco a muovermi io adesso. Niente. Quanto sono potenti questi pitoni. Facciamo finta di niente adesso, non guidiamo la macchina finché sono qua. Sì. Possiamo andare. Controlla che non ci seguono, C'è una moto dietro di noi. Una moto e una macchina dietro di noi. Non so se ti stai seguendo, sai. Speriamo di no. Certo, siamo arrivati ormai. Tra l'altro, aspetta, ti faccio vedere una cosa. Qua è Spartak, l'altro giorno mi ha fermato, perché è un senso unico, no? Questo qua. Ma guarda qua la freccia dove dice di andare. Dice di andare a destra. A destra, sì. Vai a destra, è un senso unico. Porca vacca. Qua è sbagliata la segnaletica. Sì. Vogliono, lo fanno apposta per farti le multe. Perfetto, andiamo. Troveremo qualcuno? C'è un incontro dei medici. Ma guarda te. Chissà dove è a terra. Stavo guardando dove andava. Boh, vediamo se troviamo qualcuno. Ehi, là di casa? C'è nessuno? Vieni qua, vieni qua. Ogni volta che vengo a riparare qua, devo scendere di qua per trovare tutti. Oh, porca vacca. Che botta. Ti ho dato una ginocchiata che mi sono fatto male, Non c'è nessuno. Oh, porca vacca. E mo Berto come lo ritroviamo? Oh, ma nessuno che lavora, No. Qua è tutto vuoto. Andiamo sopra. Controllo qua. E controlliamo qui. Non c'è nessuno. A questo punto devi andare sul tetto. Bravo. Andiamo, andiamo. Di là, di là. Dov'è che è andato? Lì dentro, prova a guardare lì dentro.
Buonasera. Oh, porca vacca, non c'è nessuno qua. Ma io l'ho visto correre, ti giuro. E correre dove, però? Ma lo becco qua che ha le armi. E vedere se sul tetto c'è qualcuno. Porca vacca, che fatica. Oh signore, chiudo qua. Colonnello, il tetto è chiuso, eh? E lo so, io ho incontrato sotto nel garage due dell'ospedale, ma stavano facendo i cazzi propri. Oh, porca vacca, chissà dove sono gli agenti allora. Cosa ci fa lei qua? Aspetta, c'è un giovanotto, c'è un giovanotto. Oh, buonasera, signore. Salve. Colonnello, vieni su, che l'hanno trovato uno. Salve, io l'arresto, salve. Aspetta che mi vogliono arrestare, non so per cosa. Sì. E perché mi dovreste arrestare? Perché questa è una zona riservata, lei non dovrebbe stare qua. Ma scusi, non c'è... E anche lui, tra l'altro. Ma non c'è nessun cartello che dice che non possiamo stare qua. Glielo dico io, ed è scritto sul codice penale. Il codice penale di cosa? Dello Stato. Ma noi siamo di uno Stato indipendente, dello Santos Custom. È a posto. Abbiamo immunità diplomatica. Sì, sì, adesso siete in territorio nostro, quindi tornate alla hall prima che vi arresti entrambi. Oh, porca vacca. Sì, vabbè. Ascolti, ma conosce un certo Bertu? Entra subito. Come? Ha visto per caso un signor anziano zoppo con una benda? Troppo, dentro Teotero, entra subito in centrale. Visto, sì, non posso dirle niente, quindi vado nella hall. Oh, porca, abbiamo perso Bertu. Niente, andiamo a cercarlo in ospedale. Arrivo. E se lo tengo qua dentro? Salve. Prego. Arrivederci. Arrivederci. Colonnello. Dica. Ascolta qua. Dica. Se lo tengono dentro, chiuso in qualche stanzina. E guarda, io penso che lui ha detto che l'ha visto, ma non può dirci niente. Quindi secondo me l'hanno arrestato. Ma noi siamo indipendenti adesso, non possono mica fare quello che vogliono. Ma loro non la vedono così. Se non fai una guerra non sei. Appunto, torniamo dentro allora. Ma non abbiamo armi. Vabbè, ma facciamo sciopero. Finisce tipo che ti arrestano anche a te, sai. E allora cosa facciamo? Gli blocchiamo l'uscita? No, facciamo così, andiamo a rompere un po' i coglioni in giro, andiamo a fare i vecchi. Non è che lo faccio, io lo sono, eh. Sì, vabbè, però sai, il classico vecchio che va in giro e rompe le balle, andiamo un po' in ospedale. Scusa, mi stai dicendo che rompi i coglioni? Sì, esatto. Tu rompi i coglioni, hai capito? Quella macchina magari c'ha aperto. Magari sì. Adesso ho capito, la zona della piazza centrale era chiusa. Ma noi siamo indipendentisti, ce ne frega un cazzo di cosa è chiuso e cosa è aperto. Poi è piazza centrale, cioè mi pare difficile non passare di qui. Non vedo nessuna transenna io. È vero. Dov'è che è chiusa poi? Laggiù. Oh no, andiamo a vedere. No. E poi si sparano? E non lo so, chiediamo. Persona morta lì. Dov'è che sono gli agenti? Non vedo nessuno, porca vacca. Sono dietro lì che ci inseguono. Fermiamoci qua. No, vanno via. Sono andati via, sono andati via. Dichiarazione di guerra formale, assolutamente. Arturo! Oh, porca vacca! Colonnello?
Dimmi. È Arturo quello là, È Arturo? Sì. C'è un altro disteso, mi pare, no? Potrebbe chiamare l'ambulanza? Ma non credo proprio. Se esplodo qualcosa, guarda lì, esploda quella macchina, Sì. Ah, lì in fondo c'è Aprile, andiamo ad Aprile. Sai cosa, potremmo occuparci del recupero della macchina? Potremmo. Zona limitrofa, nessuno sta gestendo un cazzo. Vediamo un po' qua chi c'è. Porca vacca, è carbonizzata quella macchina. Sì. Buonasera. Vi dovete allontanare. Ma allontanatevi come? Subito. Porca allontanatevi vacca. Dalla zona, per favore, dai. Oh signore, ma cosa è successo? Non lo so. Ma quella parla, andiamo ad Aprile che sembra più simpatica. Stanno lavorando a rompergli le balle. Ma tu hai detto che doveva rompere le balle. Sì, ho capito, ma qua si tratta di vita o di morte. Appunto, ma lì c'è lo Arturo morto. Lo so, anche vuoi che ti dica. Non lo so, andiamo a vedere, c'è una pistola. Non saprei, se ti tengono d'occhio, però sanno che sei tu che l'hai presa, non sei mascherato. E ci nascondiamo, facciamo un giro lungo, mascherati, rubiamo la pistola e ce ne andiamo. Ma vorrei sapere con chi ce l'hanno. Ma non lo so, ma sono solo loro qua, Non saprei, situazione curiosa. Andiamo a vedere Arturo come sta, Guardalo qua, poveretto. Povero Arturo. Era così giovane. Ci stanno guardando dietro la macchina. Mi sa che tra poco ci sparano se non ce ne andiamo, sai? Era proprio giovane, Guarda lì, che brutta fine. Vabbè. Di qualcosa bisogna più morire. Ha fatto una fine migliore della Franca, Ma non passare di qui in mezzo! Ma dobbiamo andare in ospedale. Giusto, è vero, c'è bisogno. La strada è questa, non è che posso fare tanto. Perché fai il giro largo, però vabbè, tanto non c'era nessuno, non capisco di cosa avevano paura, sinceramente. Ma paura di noi, forse, porca vacca. Non credo, sai. Ma questa macchina l'ho modificata io, Sì. È di Yolanda. Chi è Yolanda? È lei, la rossa. Ma in teoria sì. Salve. Salve. Buonasera e congratulazioni ancora per il matrimonio, Ma come è sta storia? Però aspetti, siamo fuori dal custom. Vabbè, un matrimonio valido comunque. Vi sposiamo anche in ospedale, qual è il problema? No, questo non è solo, venite qua. Non è solo italiano. No. Dovremmo celebrare un matrimonio, sì, voi da fastidio? Come siamo qui? Sì, con voi testimoni, Yolanda e Daniele. Che cosa? Sempre il momento sbagliato. Fate il testimone, chi vuole fare il testimone dello sposo? Lazaro. Lazaro, vieni con me, te. Lei fa il testimone dello sposo. Lei fa il testimone dello sposo, si mette a fianco al biondino. Testimone? Chi è il biondino? Daniele, si metta qua. Ho detto che... Lui è un fratello. Okay. Mi serve la testimone per la sposa. Ho capito, scusa. È un fratello di... Purtroppo abbiamo da fare tra un po', quindi... Vabbè, facciamo veloce. Vabbè, c'è il signore, quello con le cuffie. Non è molto d'accordo col matrimonio lui. Chiedo alla dottoressa Delfino. Dottoressa? Ci serve una testimone per il matrimonio, venga. Cox disponibile. Ok, cortesemente in fila adesso. In fila? Si mette a fianco a Yolanda, dottoressa. Ma no. Dove è andato Lazzaro? Perché Lazzaro non è andato? Niente, è un casino. Non è del sito. Vabbè, io vi dichiaro marito e moglie pure in ospedale. Sì, non c'ho l'anello.
Ma lei è un poveraccio. Ah, Lazzaro, bentornato. Scusa, la signorina vuole due anelli. No, lei si deve mettere di fianco a Daniele e fa il testimone dello sposo. Ma adesso? Certo, adesso, facciamo veloce. Scommetto che lui fa quello che si oppone. Allora, io vi dichiaro marito e moglie. Ehi, ciao. Che è successo? Niente, cretino. Mi ha dato del cretino? No. Ecco. No, lui. Ok, meglio. Non mi permettere mai. Meglio. Che giovanotto rispettoso. Sono rispettoso. Guarda che c'ha anche le piastrine, guarda che non è l'esercito. Sì. In realtà? Marita. Marita, però. Vabbè, potete baciarvi adesso, siete sposati. Vedi, Marina ti chiama Achille Lauro come sottomarino, a posto. È tutto scritto. Vedi. Tutto un destino. Costa Achille Lauro. Baciarsi adesso non è il momento. Ma siete appena stati sposati? Si fidi che non è il momento. Ma perché? Potrebbe succedere una tragedia. Perché siamo in ospedale, ma no, ma fa niente, le telecamere non è che vi riprendono sempre. No, ma magari si imbarazzano. Aspetta, girati. No, certo. Non è quello il problema. Non è l'imbarazzo. Diteci quando avete fatto, eh? Allora, se mi volete morto, lo faccio. Se non mi volete morto, okay. Fatto. Ah, fatto. Perfetto. A posto. Ah, ma gioventù. Gioventù bruciato. Comunque, se lei si chiama colonnello, anche lei era nell'esercito, no? Negli Alpini. Sono colonnello degli Alpini, sì. Degli Alpini. Distaccato a Torino. Brigata Augusto Terinori. Oh, porca vacca. Anche lei militare? Lei chi? No, lui no. Lui stava... No, io terrorista. Barricata. Ah, terrorista. Certo. Ho una bomba atomica. Ma come? Sì, purtroppo non si è riusciti a farla esplodere. La persona è più un detective, poi... Scusate, signor, vi sono andato, se vediamo dopo. Sì, sì. Va bene, tanto il matrimonio l'abbiamo già fatto. Ma perché è scappato con una merendina in bocca? Si sentiva tutto male. Magari aveva fame. Vabbè, comunque sì, è praticamente... Ah, aspetti, Brigate Verdi per caso? Mi hanno cacciato, non ne faccio più parte. Perché? Perché... Inattività. Inattività, esatto. Guardi, però, signor Carlo, magari non lo dica in pubblico, perché c'è... La polizia che le cerca queste informazioni. La polizia lo sa. La polizia lo sa già. Ah. Certo, ma tanto ci sono fascicoli e fascicoli dell'antiterrorismo italiano, basta leggerseli. Sì, sì, tipo due pagine. Certo, Sergei Popovic dice nulla. C'erano fascicoli e sì. Polizia. Sì, sì, sulle Brigate Verdi e Carl. Ma non l'ho lette, cioè non li vedevo. Praticamente... C'era Sergei Popovic, che era uno dei russi che ci voleva dare una mano... E ci ha dato una bomba atomica da far esplodere. Cioè, in realtà ce ne voleva dare 10, però 9 le abbiamo perse. E ce ne rimane una che può esplodere qua a Los Santos. Una domanda. Certo. Come fai a perdere una bomba atomica? No, non è che le abbiamo perse, è che i codici di lancio sono andati persi. E chi ce l'aveva? Erano in una valigetta. Praticamente. Una valigetta? Ce l'aveva Sergei Popovic, no? Non è che l'abbia lasciata. Allora, eravamo a una riunione. Tutte le Brigate Verdi e Sergei Popovic, che ci dava le bombe nucleari. Quando all'improvviso l'antiterrorismo italiano ha fatto irruzione, ha iniziato a sparare a chiunque, io mi sono buttato sotto il tavolo, ho preso uno dei fogli con i codici lancio e sono scappato via. E poi sono tutti morti gli altri. Dove puntava questo... Cioè, le bombe atomiche puntano da che parte? Su tutta l'America. La mia in particolare punta qua, a Los Santos. E sta qui a Los Santos. Certo, devo trovare il computer per il codice di lancio, devo immetterlo. Ma giusto. Sì. Credo. E si spera anche che il computer stia in un bunker, perché sennò ti... Io spero che sia anche mobile. Ma non lo so. Mobile. A me basta scrivere il codice, parte la bomba ed è posto. Finito la mia missione. Perché? Scusi, una domanda. Perché? Perché cosa? Perché vuole far esplodere questa bomba? Perché era il mio scopo nelle Brigate Verdi. Ma di che orientamento sono? Che orientamento sono le Brigate Verdi? Anti-americano. Sì. Quindi comuniste? No, assolutamente no, non ti azzardare. Scusi. Ma guarda Teo. Pensarle. Ma hai sentito, colonnello? L'ho sentito, questi giovani d'oggi. Ma guarda te. No, non si può più manco fare una cosa... Sono andato intuito, cioè... Intuito, ma ti pare normale?
Beh. Noi siamo di centro-centro. Sì, esatto, sopra il po' però. Sotto il po' tutti fucilati. Perché? Sotto che cos'è il po'? È un fiume. È un po' è un fiume che fa un po'. No, vabbè, adesso guarda. Posso spararmi? No. Oh, porca vacca, dove li trova queste armi? Aiuto, aiuto. Ah, è vero, me l'aveva detto prima. No, ma a te. Oh, porca vacca. Ma perché? Io che lo so. È partita con un bel sinistro, brava. Ma perché? Ma io non stavo per dire. No. Sono ineluttabile. Non a te. È sopravvissuto anche uno scontro con una barella la signorina, bravissima. Sono ineluttabile. Oh, porca vacca, è Arturo, eh? Arturo. Oh, ciao, Aprile. Ciao, Charlie. Come va? Chiami in corsia. Caso, Charlie. Ho visto Arturo prima. Sì, Arturo ha bisogno poverino. Di cuore, l'ho visto, era lì per strada. Eravamo venuti a darvi una mano, ci avete cacciato via, eh? Non mi pare sicuro farvi passare. Non so se vi siete resi conto, ma sparava una macchina, Charlie. Sparavano al volo. Erano in quattro dentro che sparavano, quindi... Ah no, non li abbiamo visti noi, Pensate lì a guardare un po', non c'era nessuno. Charlie, facciamo allontanare anche per la tua sicurezza. Eviterei di entrare in zone interdette. Ma che zone interdette? Noi siamo uno stato indipendente. Ormai siamo pure entrati dentro la centrale prima. Charlie, perché? Sì, perché dovevamo... Ma piuttosto, ma sai che fine ha fatto Bertu? No. Come era no? Rivera prima, non so. Chi è Mo Rivera? Il detective con i capelli arancioni. Ah, il giovanotto, sì, ma ha cacciato la centrale di polizia prima. Fatto bene. E non può, perché io sono un indipendente. Capito, non è luogo pubblico però la centrale. Vabbè, nemmeno il custom è luogo pubblico e pure entrano tutti. Effettivamente, ormai siamo con immunità diplomatica noi. Abbiamo dichiarato nazione indipendente Los Santos Custom. Ma come, signor... Certo, lei ha già la cittadinanza, Aprile. È perché è assunta, è guardia di sicurezza del custom. No, non sono assunta, sono Aprile io. Giusto, assunta è Samantha. Ciao Normandy. Sì, perché è assunta, ma in realtà non è assunta. È Samara, ma non è Samantha. E quindi alla fine è Samantha. Vabbè. Che succede? Sta stronzata, andava tutto bene fino... Praticamente Samantha è quella che lavora al PGM. È l'amica dell'incontinente. Chi è l'incontinente? È il proprietario. È incontinente, non so perché. Avrà qualche problema. Ma che è successo a... Probabilmente ha avuto un problema alla vescica, è questo che è successo. No, la sua macchina era esplosa. Direi che la vescica non è uno dei suoi problemi. La mia macchina è esplosa? No, quella di Altan. L'ambulatorio era uno sparato. Andiamo a vedere. Ma signor generico, è qua dentro? Signor generico, torni di là, per favore. Ma voglio solo guardare. Non potete stare in sti corridoi, se non vi dovete far curare, dai, andate. Almeno lei ha bisogno di cura o sbaglio? Come la mettiamo, signorino? Signor generico, vada via, per favore, dai. Allora, innanzitutto, per favore, vada via, mi sembra un po' scortese. Aprile, digli qualcosa, È già andato... Grazie per il follow, Normandy. La proteggi. Coronello, ho dichiarato guerra. Come? Bravo, mi piace. Contro chi? Contro Los Santos. Ma? Come? Oh, generico. Siamo uno stato indipendente, sì, ormai... E andiamo a creare una bandiera dei volantini, non lo so. Niente, devo chiamare i veterani? Vuol dire agli altri di venire? Sì, perché tra l'altro non mi vogliono dire dove hanno portato Bertu. Stavo guardando. Esatto, qualcuno di voi ha visto Bertu dopo il custom prima? No. Il custom. Niente, hanno preso Bertu. Lui ha rubato un'ambulanza. Esatto. E chiesto ad aprile. Non me lo vuol dire, torniamo dentro a chiedere di nuovo. Bene, c'è stato un po' di... Aspetta, dobbiamo fare piano che non ci vogliono dentro. No, aspettiamo che escano, aspettiamo che escano. Ah, capito. Aprile. Aprile, vieni qua.
Dove è finito Bertu? Non lo so, era con Rivera. Rivera, ma hai terminato col signore di prima? E l'esito? Ok. Che le hanno fatto? L'hanno arrestato, secondo voi, amici? Ok. Ok. E conclusione? Secondo me l'hanno arrestato. Derek, addio. Arrestato a vita. Ricevuto. Ancora non si sa. Ma porca vacca! Grazie comunque, eh. Figurati. L'hanno preso in ostaggio, secondo me. Ti hanno preso in ostaggio? Ma mi pare che stai... No, non bene. Non... A proposito, adesso che c'è anche la signorina che può fare da testimone, possiamo celebrare il matrimonio? Niente. Ma tu perché arrivi sempre il momento opportuno? Come è possibile questa cosa? Cosa è successo, scusa? Vieni che ti spiego. Cos'è che ha detto? Allora, praticamente, quello lì, lo stronzo che ha tirato fuori l'arma prima. Ah, sì, ok. A quanto pare Riccardino. Esatto, Riccardo, è fratello della ragazza, no? Ok. È strageloso, cioè sembra quasi una gelosia un po' malsana, se lo chiedi a me. E quindi non bisogna dire che lei sta con qualcuno. Mi stanno chiamando, aspetta. Hai risposto alla chiamata? No, il 911, pronto, chi è? Salve, signor generico, centrale dell'SPD. Avrei bisogno di lei qui. Oh, porca vacca, mi vogliono in centrale. E ti accompagno. Ma anche sono uno stato indipendente ormai, ho immunità diplomatica. Sì, immagino. Ah, perfetto, meglio così. Buona serata, signore. Buona serata e buon patrimonio, mi raccomando. E che niente. Venga, però. Viene? Sto arrivando, sì. Bene, aspetto. Io sono un agente del caos. Quanto ginnico. L'avevo lasciata aperta? A quanto pare sì. Ma cos'è che vogliono da te? Ma che ne so, io ho detto che siamo uno stato indipendente. Mi fa sì va bene, venite. Quindi mi sa che andiamo a trattare un attimo per la questione. Ma tu perché hai dichiarato guerra? Che ti hanno detto? Niente, mi hanno detto che non vogliono darci Bertu. Ah, ok. Però sai qual è il problema di fondo? Che qual noi è? Abbiamo precedentemente l'arresto, non abbiamo dichiarato Bertu come nostro cittadino. Porca vacca, dobbiamo sistemare. Facciamo con un cavillo burocratico, in realtà noi... ma adesso in realtà secondo me non vale più giuridicamente. Zerbettino dal CIDE. Giusto, aspettiamo il CIDE per dichiarare la dipendenza. Ma sì, lascia tutto acceso e aperto, non lo so io. Tanto ormai è un'auto indipendente. Devo chiedere la targa diplomatica. Giusto, mi piace. Ma che tipo prendere? Devo chiedere al sindaco dove ha preso la sua macchina. Ma adesso possiamo entrare ora che mi hanno chiamato loro o no? Ma che ne so, chiama il centralino, fatti dire. Questi qua sono strani. Oh, urla. Ehi, il vecchio rompicoglioni, urla. Aspetta. Cosa vuoi che sentano? Buono, non lo so, vediamo. Sei arrivato, incredibile. Solo lei, signor generico. Entri. Ah, grazie. Prego, venga. Ma il colonnello non può entrare? No. Ma perché no, mio amico? Perché glielo dico io. Parli un attimo con la direttrice. Buonasera, direttrice. Lei è il signor generico, giusto? Mi conferma? Certo, sono io, Carlo Generico. Perfetto. Da quello che mi è stato detto, lei è in possesso di una sedia a rotelle, giusto? Mi conferma? No. Il signore di sotto, mi ricorda il nome del signore? Bertu. È complicato. Gosman, sì, Guzman. Gosman. Non ce l'ho più io. Eccetera, eccetera. Ma no, l'ho data lui, l'ho ridata Bertu io. A quanto pare il signor Bertu non è in possesso della sedia a rotelle. Non so che fine abbia fatto, io l'ho data lui. Non sa che fine ha fatto. No.
Ok, quindi diciamo c'è un'ipotetica sedia a rotelle in giro che prima c'era e ora non c'è più. E potrebbe. Cosa si fa in questi casi di solito, gente? Si perquisisce, signore. Perquisitemi, io non ho niente. Ok, lei stava girando in centrale prima, capisce? Certo. Va bene, allora se acconsente si gira. Certo, certo, perquisite pure. Ma sappiate che questa qua sarà una dichiarazione di guerra. Può dichiarare guerra quanto vuole, signore, ma lei ha dichiarato guerra all'ospedale. Ma io non ho fatto niente all'ospedale, ma io non ho fatto nulla in ospedale, ma cosa ho fatto? Beh, il suo amico ha rubato un'ambulanza con un soggetto ferito sopra. Ma cosa vuole da me? Ma io non ho fatto niente. Ha rubato una sedia a rotelle, l'ha data a qualcun altro. Niente, vado a parlare anche con l'altro signore. Sì, vada, vada. Ma mi scusi, sono direttrice, poche ma io, cose, signore, che ma io non ho dichiarato proprio quella all'ospedale, ma cosa vuole da ci me? Ci sono poche cose, signore, che a me danno fastidio, e una di queste è quando qualcuno si approfitta del buon cuore dell'ospedale. Ma se la gente va appena perquisito non ho niente, ma cosa ho fatto io? Però mi capisce che è strano che il suo amico aveva due sedie a rotelle e ha detto che una ce l'ha lei e lei non ce l'ha più, vero? Ma ce l'ho data lui di nuovo, ma non ho fatto niente. Non ce l'ha. Ma che ne so di che fine abbia fatto? Qualcuno di voi due mente. Evidentemente io no, mi sono fatto perquisire. Quindi? Sono stato fino ad ora in ospedale, chiedo ai suoi colleghi. Perfetto, se la sedia a rotelle non viene fuori, signore, e lei dovesse avere davvero bisogno di una sedia a rotelle, in quanto mi pare che sia abbastanza in piedi, dovrà farsi visitare in ospedale. E quindi? Se valuteremo che ha bisogno di una sedia a rotelle, gliene daremo una, altrimenti non ne avrà nessuno. E va bene, e ma lei né il suo amico. E mi pare normale. No, non è normale. Ma mi scusi, se non ne ho bisogno non me la dà, mi sembra normale. Sì, diciamo che mi premurerò personalmente di sapere se lei ha bisogno o meno della sedia a rotelle. E va bene, una dottoressa fa il suo lavoro. Io mi premurerò che le sue ambulanze vadano bene, il mio lavoro lo faccio. Sì, certo, il vostro lavoro non è rubare le nostre ambulanze. Ma infatti io non l'ho rubata, lui non è un mio dipendente, ma non è un nostro dipendente, cosa ne voglio sapere io? Questo non lo so. E appunto, non c'entriamo niente noi del custom. Non sto minimamente offendendo. Ha detto che il nostro lavoro, lui non fa il meccanico, quindi cosa vuole da noi meccanici, scusi? Io non ce l'ho con voi meccanici. Beh, appena detto che il nostro lavoro non è rubare le ambulanze, infatti io non ho rubato nessuna ambulanza. Beh, il suo amico non so se fa parte del cast o meno, ma... Vabbè, ma è un mio amico, fa quello che vuole lui, non è che lo tengo in guinzaglio, che eh? Eravate... Che l'ha fatto per lei, eccetera, eccetera. Quindi, ma che ne so di cosa ha detto, ma io ero lì a celebrare un matrimonio. Ok, non mi importa quello che stava facendo. E non importa allora essere accusato ingiustamente da lei? A me non va molto a genio che la gente si prenda gioco dell'ospedale fregando le carrozzine. Va bene, ma cosa vuole da me? Ma scusi, ma se una persona le ruba le carrozzine viene da me in ogni caso? Cosa ho fatto io all'ospedale? La carrozzina è stata data a lei, signora. Non è stata data a me la carrozzina, ma cosa ne so io di chi è stata data? Il suo amico. Ma la carrozzina è stata data a lui? L'ha regalata perché ne ha bisogno. Ma non ne ho bisogno? No, non mi è stata data. Ne aveva due lui che gli ha dato i suoi colleghi. Cosa vuole da me? Ok. Se i suoi colleghi danno due carrozzine a una persona, perché dovrei prendermi le sue responsabilità? Beh, no, quello che voglio capire io è chi mi sta prendendo in giro. Quindi a questo punto suppongo che mi stia prendendo in giro il suo amico. Ma non lo so, però lei mi ha appena accusato di aver rubato una carrozzella, mi sembra abbastanza scortese da parte sua. Io cerco di capire solo che fine ha fatto la mia carrozzella. Va bene, lo cerchi di capire senza accusare a caso la gente. Sono abbastanza alterata, signore. Ah, lei? Io sono stato chiamato in centrale da lei perché ho subito un'accusa ingiusta. È stata chiamata in centrale perché il suo amico l'accusa di aver preso la sedia a rotelle. Sì, ma lei mi ha detto che ce l'ho io la sedia a rotelle. Perché il suo amico mi sta dicendo che ce l'ha, signore. E va bene, mi ha detto che il mio lavoro è rubare le ambulanze, praticamente. Io non ho fatto nulla di tutto ciò. Ha coinvolto l'intero custom in un caso che non riguarda lo Santos Custom. Ha novità, Otero, su questa dannata sedia a rotelle? Ci sto provando. Però, ecco, si capisce o non si capisce? In realtà il signore cerca un bagno dove fa i suoi bisogni e cerca molta gente io, in realtà. La gente è qui. Senta, biondino, posso andarmene? Il signore se ne può andare. Sì, se non ha nulla... Bene, arrivederci. Arrivederci. Ma guarda te. Niente. Ascolta, indovina chi mi ha rotto i coglioni.
Guarda, posso immaginare qualcuno dell'ospedale. La direttrice è venuta ad accusarmi di aver rubato una sedia a rotelle. Sai quella dove essere messa la sedia a rotelle? Nel culo, te lo dico io. Niente, Giosa. Porca vacca, gli ho detto che non c'entriamo niente noi. Mi continuava a dire che aveva rubato noi la cosa. Madonna, non me l'aspettavo così. Aspetta, tu hai le prove che lei ti accusava? Eravamo da soli, io mi sono proprio arrabbiato, mi fa scusi, sono abbastanza alterata, ma no, sono alterato io che sono stato chiamato qua perché lei mi accusa di avere una sedia a rotelle. E mi sono fatto pure perquisire, pensa a te. E anche a me hanno perquisito. Ma pensa a te. Cioè, siete delle persone tranquille, non abbiamo manco una sedia a rotelle e ci sono pure perquisire. Roba da matti. Che poi sono stati loro a dargli due sedie a rotelle, mica noi che ce le siamo rubate, eh? Sì, è vero. Sto chiamando l'avvocato. Ah, porca vacca, direttamente. Sì, sì, guarda che quella è diffamazione, eh? Loro ci hanno accusato di aver rubato. Degli agenti ci accusano di aver rubato senza prove. Porca vacca. Questa è diffamazione. E l'ospedale ci accusa di aver rubato senza prove. Questa è di doppia diffamazione. E dobbiamo dichiarare guerra, eh? Questa qua è per me un affronto bello e buono. La possiamo dichiarare, ma prima di dichiararla perché non farci dare un compenso monetario? Anche mi piace. Ma se invece ce lo facessimo dare in quanto stati indipendenti non ci danno più soldi? Non credo, penso che perdi i diritti, sai, se ti dichiari indipendente. Vabbè, facciamo scoppiare una guerra. Sì, ma siamo pochi. Ma abbiamo l'agenzia di sicurezza. Oh, porca vacca! Vabbè, Carlo! Aia! Porca vacca, vabbè, che botta! Carlo, sono senza parole. Nel punto più facile ti sei schiantato. Stai bene? Porca vacca, avevo preso una botta, eh. Ah, tra l'altro, sai cosa mi ha detto della direttrice? Cosa ha detto? Che avrà premura di darci una sedia a rotelle. Che ci visiterà lei se abbiamo bisogno di una sedia a rotelle d'ora in poi. Avrà premura di darcela solo se ne abbiamo bisogno. Va bene. Sai cosa faccio? Vado lì, gliela chiedo e se me la dà, gliela rompo in testa. Arrabbiatissimo, colonnello. Ma non è che qua in giro la sedia a rotelle? No, ma hanno detto che ce n'aveva due in ospedale, cioè in centrale. Esatto, ne aveva due lui e una è sparita. Eh sì. Ah, ma aspetta, ma ce ne aveva due proprio là, eh? Sì, ne aveva... il ragazzo, quella gente che ha capelli rossicci, mi ha detto che ne aveva due quando era in cella. E ci accusavano perché poi ne aveva solo una dopo. Porca vacca, dobbiamo andare a recuperare l'altra, andiamo a cercarla. Ma l'altra deve essere per forza in centrale di polizia. E dobbiamo intrappolarci. No, Carlo, adesso questa mi pare proprio una stronzata che io non farò. Ma sei sicuro? Sì. Perché sai come finisce poi? Finisce che dalla parte della ragione passiamo dalla parte del torto. Non lo so allora, cosa facciamo? Io mo quella sedia a rotelle me la voglio prendere, te lo dico. Beh, tecnicamente per tu non hai bisogno. Ma chi se ne frega, io la rivoglio, mi hanno accusato, allora la rubo veramente. Senti, andiamo, visto che io con la direttrice non ci ho parlato. Andiamo in ospedale. Ma non è in ospedale, la direttrice... sì, adesso stiamo in ospedale tutta la sera. E hai altro da fare? Ma andrei a dormire tra poco. Ah, per me possiamo anche andare a dormire. Sì, ma tanto. Bertu non si fa vivo, in ospedale non ci vogliono più. No, ma hanno detto, che Bertu lo potrebbero trattenere anche tutta la notte. Oh, porca vacca, allora andiamo a dormire, basta. Sì. E niente. Tanto stanotte dormiamo al caldo. Ah sì, perché hai lasciato tutti i motori accesi. Certo. Bravo. L'ho fatto per il riscaldamento, che qua io non va bene. Vado a prendermi una brandina sopra, come sempre. Va bene, buonanotte. E niente, amici. Domani prepariamo le cose da stato indipendente, fatta. Quanti soldi abbiamo, tra l'altro, adesso che abbiamo fatto pure le modifiche? 58.800. Top. Allora, amici, vediamo un po' chi c'è in lives. Vediamo un po' chi potremmo raidare.
Andiamo da Nemi. Dovevo scrivere tutto, vabbè, vediamo se parte, perfetto. Ok, allora amici, io vi ringrazio per essere passati. Anche questa serata abbiamo preso da casa, esatto. Siamo riusciti a uscirne vittoriosi. Io vi ringrazio tutti quanti per essere passati, spero di avervi fatto divertire facendo un po' lo scemo. E niente, domani si dichiara guerra, domani facciamo un casino, un burdello facciamo domani. Ci dobbiamo portare dalla nostra parte la Delfino e la Zar. E così siamo a posto. Noi ci vediamo domani, amici. Vi aspetto probabilmente in RP, a meno che non sia crashato il mondo. E niente, buonanotte. Ciao.